Buonasera ai consiglieri, signori consiglieri. Comunico che ai sensi dell'articolo 6,6 del regolamento del Consiglio Comunale vigente, la presidenza del Consiglio per la seduta odierna viene assunta dal consigliere anziano Luca Benni. E procediamo con l'appello dei consiglieri. Grazie. Presenti. Caci. Presente. Benni. Presente. Nardi. Corona. Presente. Valentini. Presente. Stefanelli. Assente. Lucherini. Presente. Bernacchini. Presente. Sacconi. Presente. Mazzoni. Presente. Fedele. Presente. Socciarelli. Presente. Corniglia. Presente. Presenza di 12 su 13, la seduta è valida. La parola al Presidente del Consiglio. Grazie Segretario. Intanto buonasera a tutti. E volevo salutare in particolar modo il Dottor Santo Padre Marcello, che è il nuovo Segretario Comunale del Comune di Montalto di Castro, presentarlo un po' a tutto il Consiglio. Con il punto che oggi approveremo al numero 2 dell'ordine del giorno ratificheremo anche questa presenza ancor più frequente nel nostro comune, e quindi siamo contenti che abbiamo trovato la figura di sostituzione al segretario Pompeo Savarino, che ringraziamo per la grande disponibilità che ha dato a questo comune nel periodo precedente, e questa nuova figura ci permetterà, appunto, oltre alle professionalità, alle competenze del dottor Santo Padre, di avere appunto una frequenza più importante in ufficio e nel nostro territorio. Sappiamo benissimo che la figura del segretario comunale è importantissima e fondamentale, quindi ringraziamo il dottor Santo Padre della disponibilità di aver accettato appunto di venire a Montalto di Castro. Procediamo con l'ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi, 27 ottobre 2021. Il primo punto all'ordine del giorno è la lettura e approvazione del verbale della seduta del 27 agosto 2021. Possiamo procedere con la votazione. Allora, si procede con la votazione per appello nominale. Sì. Caci. Sì. Benni. Sì. Nardi. Sì. Corona. Favorevole. Valentini. Favorevole. Lucherini. Astenuto. Bernacchini. Astenuto. Sacconi. Astenuto. Mazzoni. Astenuto. Fedele. Sì, anch'io mi astengo perché lo scorso consiglio non ho potuto partecipare. Ok. No, chiedo scusa, pensavo fosse, siccome siamo un po' segretario, siamo un po' indietro con i consigli, pensavo fosse quello della scorsa seduta. No, mi astengo comunque. Quindi Fedele astenuto. Socciarelli. Anch'io astenuta perché non ricordo se ero presente. Io se volete vi dico se posso. Sì, certo, Presidente. Allora, risultano assenti Corona, Lucherini, Mazzoni e Corniglia, se non sbaglio. Correggetemi se sbaglio. Il resto risultano tutti presenti. Allora, segretario, vorrei ratificare allora se vogliamo ricominciare con la votazione, così almeno siamo più tranquilli, la rifacciamo. Bene, se siete tutti d'accordo, ricominciamo con la votazione. Ok? Procediamo. Prego. Con un nuovo inizio della votazione del punto 1, approvazione del verbale, quindi del 27 agosto. Esatto. Caci. Favorevole. Benni. Favorevole. Nardi. Favorevole. Corona. Favorevole. Valentini. Favorevole. Stefanelli assente, quindi Lucherini. Bernacchini. Favorevole.
Sacconi. Favorevole. Mazzoni. Astenuto. Fedele. Favorevole. Socciarelli. Favorevole. Corniglia. Astenuto. Quindi sono 9 voti favorevoli e 3 astenuti, con approvazione del punto 1. Ok, procediamo al secondo punto. Il secondo punto parla della gestione in forma associata a servizio di segreteria comunale. Approvazione, bozza, costituzione, nuovo schema di convenzione. Lascio la parola al sindaco Sergio Caci. Sì, benvenuto caro segretario a Montalto di Castro. Grazie per la fiducia, ovviamente. Grazie a lei. Sì, siccome i segretari sono merce rara, purtroppo è così, ce l'avremo in forma associata, naturalmente Montalto è il comune capofila, e quindi per il 66% del tempo sarà presente a Montalto e associata insieme al comune di Vegliano, e per l'altro 34%, quindi 3 giorni a settimana sarà presente a Montalto di Castro, 2 giorni a Vegliano. Quindi approviamo questa convenzione in maniera di dare il via, insomma, alla gestione associata del segretario comunale. Grazie. Grazie sindaco, se non ci sono interventi, il consigliere Corniglia. Sì, volevo sapere come mai è decisa, è sovracomunale questa decisione oppure è una decisione autonoma del comune di Montalto il fatto di associarsi per questa, di convenzionare insomma il servizio del segretario comunale? La decisione dei comuni di Montalto e di Vegliano, cioè scarseggiando i segretari comunali si cerca tra amministrazioni di dividersi insomma i segretari presenti in agenzia, e di solito non ci si associa mai tra comuni grandi o comunque importanti, perché sarebbe insomma il segretario sarebbe oberato di lavoro, quindi si cercano due comuni che si compensano tra di loro, però non è una decisione sovracomunale, è una decisione dei due comuni, dei due sindaci. Poi avevo da fare una non so se è il caso di farlo in questo punto all'ordine del giorno, cioè mi volevo rivolgere al Presidente del Consiglio, perché volevo chiarire un attimo la tipicità della seduta, perché questo Consiglio si riunisce in seduta pubblica ordinaria. Allora, io volevo capire, siccome all'ordine del giorno io sono andato a vedere sia l'articolo dello Statuto, sia l'articolo del funzionamento del Consiglio Comunale, ed è prevista la seduta ordinaria soltanto quando sono iscritti all'ordine del giorno bilancio preventivo, riequilibrio della gestione, rendiconto della gestione, e se no sono straordinarie tutte le altre. Allora, siccome l'articolo 13 dello Statuto dice anche che le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge e sono approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, verifica degli equilibri di bilancio, approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica e per eventuali modifiche dello Statuto. Che si tratti di una seduta ordinaria lo si evince anche dal fatto che l'avviso a noi consiglieri comunati è pervenuto 5 giorni prima della data di convocazione. Perché dico questo? Dico questo perché c'è stato un precedente in cui in presenza di una seduta ordinaria non sono state ammesse all'ordine del giorno mozioni e interrogazioni della minoranza. Allora io volevo sapere se questa seduta, a me non mi interessa se sia ordinaria o straordinaria, non ne faccio una questione, a me che questi punti all'ordine del giorno io li voglio discutere e andiamo avanti. Però, siccome io mi sono astenuto da presentare interrogazioni o mozioni proprio perché c'era questo precedente in cui in presenza di una seduta pubblica ordinaria non sono state ammesse, io voglio sapere o se continuate a fare le convocazioni ordinarie anche quando non è necessario, perché questa secondo me doveva essere una convocazione straordinaria, normale insomma,
Sono ammesse comunque mozioni di interrogazioni oppure no? Ecco, io vorrei che questo il Presidente del Consiglio si o desse qualche indicazione bella precisa, di modo che uno sa che può avanzare anche mozioni di interrogazioni. Sì, Francesco, guarda, teoricamente hai ragione, dovrebbe essere una seduta straordinaria, quindi c'è scritto ordinaria, c'è una, forse è dettato dal fatto che avendo una variazione di bilancio e pensando che fosse stata legata al bilancio potesse essere collegata a, una, a un consiglio comunale straordinario, però effettivamente è così, è come avevamo detto in precedenza e quindi doveva essere una seduta straordinaria. Prendiamo atto, diciamo, adesso col segretario che comunque trattandosi di una variazione l'abbiamo fatta come fosse una seduta ordinaria, quindi dando i giorni anche più dei tre previsti, insomma, per la seduta straordinaria. E sì, prendo atto di questa cosa, lo faccio presente anche al segretario, al presidente Stefanelli, e comunque se lo possiamo, se vuoi dire qualcosa al segretario, però insomma sì, effettivamente è così. Sì, sì. Mi inserisco in questo, ragionamento e chiedo anche io una cosa al segretario, così possiamo stabilire una linea che si aggiunge, si sovrappone un pochino a quello che diceva il consigliere Corniglia. Perché questa questione era sorta sempre in relazione all'ammissibilità o meno di interrogazioni e mozioni, e anche in ragione della tempistica della loro presentazione. Mi spiego meglio. È successo che, ricevuta la convocazione del Consiglio Comunale straordinario, successivamente quindi alla notifica del Consiglio, sia stata depositata un'interrogazione o una mozione, che non è stata ammessa all'ordine del giorno perché è pervenuta successivamente. Però capita sovente, anche in questo Consiglio è capitato, che però la maggioranza integrasse l'ordine del giorno anche il giorno prima del Consiglio. Quindi, secondo me, dobbiamo raggiungere un, diciamo, una uniformità di valutazione. E quindi io chiedo se l'ordine del giorno si consacra con la notifica ai consiglieri del primo, della prima, della convocazione vera e propria, e quindi né maggioranza né opposizione possono integrarla con ulteriori punti, siano essi ordinari, siano essi straordinari, siano mozioni, siano interrogazioni, o siano, siano punti diciamo, che ordinariamente si inseriscono nell'ordine, oppure questa facoltà viene preclusa ad ambo le parti, che poi mi spiace anche parlare di parti perché in Consiglio Comunale non ci sono i parti, siamo tutti amministratori, quindi si è preclusa al singolo amministratore come al Presidente del Consiglio, o se è ammessa al Presidente deve essere ammessa anche al singolo amministratore. Quindi vorrei capire la linea ufficiale, no, del Consiglio qual è, in modo tale, perché se abbiamo un vuoto nel regolamento di funzionamento del Consiglio, che comunque è molto datato, quindi facciamo una sorta di, diciamo, di interpretazione autentica in questa sede. Guardi, consigliere, io, premesso che sono i primi giorni di insediamento qui, quindi ancora non ho una visione completa, no, di quelle che sono le procedure di inserimento, no, io da quello che può essere la mia esperienza, esiste un ordine del giorno che parte con le tempistiche di preavviso previste dal regolamento, e quindi, come ricordava l'altro consigliere, 5 giorni per le sedute ordinarie, immagino 3 per le straordinarie, cioè l'urgente, 24, le classiche 24 ore. Poi, accanto a quell'ordine del giorno che consacra appunto il Consiglio Comunale, esiste la possibilità di integrazioni all'ordine del giorno, nelle forme e nei modi previste dal regolamento. Qui noi abbiamo avuto un'integrazione all'ordine del giorno originario, ed è il punto 5 che è in coda al 4, quello recante il regolamento per il verde pubblico, e questa è l'unica richiesta di integrazione che mi risulta pervenuta ufficialmente. Quindi dove è stata presentata una richiesta di integrazione, la maggioranza, insomma il Presidente del Consiglio, ha deciso di dargli esito, quindi non ci sono altre richieste, almeno ufficiali, che risultano a me, quindi non è stato integrato per quello. Segretario, chiedo scusa, non mi riferisco a questo Consiglio, dico, siccome in passato è accaduto, allora volevo capire, diciamo, in maniera definitiva per il futuro come dobbiamo regolarci. Questo è il tema.
ma soprattutto l'integrazione del punto all'ordine del giorno non rispetta i 3 giorni di... ma non è d'emergenza. No, scusate, non facciamo... L'integrazione... Scusate. Luca, scusate, però stavamo parlando. Scusate che... Sì, no, io... Ecco. Se permetti che cerco di dare un attimo una regolata pure la discussione, perché se parli col segretario, non parli con chi sta fuori, però... non parli col consigliere, cioè, diamoci un attimo. Allora, il responsabile del servizio... Stai parlando con chi? Stai parlando col segretario comunale? Mi risponde il responsabile del servizio finanziario. Ok, gli diamo la parola, ecco. E ti facciamo rispondere, se non hai il microfono... Tu rispondi, no, ma lei, io mi giro per educazione, ma no, io stavo però, rispondendo al segretario, tu ogni volta che io parlo mi devi interrompere. No, comunque. Io non ti interrompo, ti volevo far dare la spiegazione in maniera corretta senza fare un... Ecco, allora io aspetto una risposta del segretario, quindi, grazie, non da te e non da lei. Ok, qual è la domanda, mi scusi, consigliere? La domanda è se deve essere osservato il periodo di... convocazione, in questo caso 5 giorni o 3, anche per le convocazioni, i punti dell'ordine del giorno in ritardo, tipo questo, in aggiunta. Questo punto mi risulta richiesto come integrazione urgente al Consiglio Comunale di oggi, quindi è stato osservato il periodo di 24 ore ai sensi del regolamento, insomma. L'urgenza viene argomentata nell'articolazione del Consiglio, adesso... Quando arriveremo al punto, immagino che il relatore argomenterà sull'urgenza. Adesso è una questione di procedura, ma anche di contenuto, quindi penso bisogna rimandare al punto, all'ordine del giorno. Quindi... Sì, io volevo soltanto avere una risposta e non ho avuto ancora. Cioè, a me quello che mi interessava sapere sono le integrazioni di mozioni e interrogazioni. Siccome c'è stato un esempio in cui un precedente, non un esempio, in cui sono state rifiutate mozioni di interrogazione, non sono state ammesse proprio perché non attinenti al tipo di seduta, perché si trattava di seduta ordinaria, io voglio sapere, siccome anche quella precedente è stata una seduta ordinaria, questa è una seduta ordinaria, se no chiaramente... Le vicende accadono quotidianamente, il bisogno di fare interrogazioni è nella vita del Consiglio Comunale, per cui l'importante è questo, a me non mi interessa tanto la forma, anche se poi magari ci sono delle, non so se in una seduta ordinaria punti all'ordine del giorno che non riguardano il bilancio possono essere discussi normalmente oppure no, questo io non lo so, però quello che mi interessava sapere era proprio per non procrastinare la presentazione di interrogazioni su temi che comunque riguardano la cittadinanza, quantomeno avere, per questo mi rivolgevo al Presidente del Consiglio, un'indicazione chiara in cui magari uno dice allora le interrogazioni e le mozioni si accettano anche in Consiglio con seduta ordinaria. Ecco, il discorso molto chiaro è questo, non altro. Ecco. Ma a livello testuale mi sono andato a rileggere insomma gli articoli del regolamento sulle mozioni, interrogazioni, ordini del giorno, interpellanze e sono appunto, non precisano il tipo di seduta, però è da dire che la seduta ordinaria, se la seduta ordinaria è quella finalizzata alla discussione e votazione di bilancio, rendiconto, insomma i documenti obbligatori ai sensi del ciclo di programmazione, ai sensi di un'interpretazione letterale e testuale, questo esclude tutto il resto. Quindi diciamo che la seduta ordinaria è esclusiva da questo punto di vista. Poi non so adesso qual è la prassi precedente, se a questo tipo di sedute venivano accodati anche altri argomenti di deliberazione. Adesso dovrei fare una indagine sul passato, sugli anni passati. No, io ricordo insomma. Questo che diceva Francesco, ricordo che il tema era stato questo, dell'interrogazione e delle mozioni, no? Non dell'inserimento di punti all'ordine del giorno come c'è stato questa volta il regolamento. Mi ricordo che Savarino Pompeo disse che in sedute ordinarie dove si trattava bilancio piuttosto che rendiconto, piuttosto che cioè, il previsionale piuttosto che rendiconto, sedute così obbligatorie contabili, previste per legge, interrogazioni e mozioni non dovevano andare nella stessa seduta. Questo mi ricordo, se non ricordo male, questo è stato un'integrazione, però è corretto dire se ci sono sedute ordinarie come queste che non riguardano il bilancio nelle sedute importanti contabili, possiamo anche tranquillamente dire che possono essere inserite come integrazione senza nessun problema. Poi adesso c'è il segretario nuovo, darà un'indicazione sua in maniera tale che poi verrà trasmessa a tutto il Consiglio Comunale, ok?
Sì, vai Elena. Quindi, segretario, rispetto a al ragionamento che ha fatto, questo punto all'ordine del giorno, il numero 3 non andrebbe discusso oggi? Andrebbe discusso solamente questo punto? Allora, secondo l'interpretazione che mi risulta essere stata affidata prima, la seduta ordinaria andrebbe ad escludere, secondo almeno l'indirizzo che è stato dato, tutti i punti che non siano delibera, ma che siano punti dedicati alle mozioni e alle interrogazioni. E quindi è esclusiva da questo punto di vista. Qua mi risulta che la seduta, a questo punto, è stata convocata in modalità ordinaria con le tempistiche ordinarie, ma ha tutte le caratteristiche di una seduta straordinaria, proprio perché è dedicata ad altri punti che non siano l'approvazione del bilancio e del rendiconto. Quindi la risposta è no, nel senso la risposta, cioè, possono essere, secondo questa interpretazione, discussi e votati tutti i punti all'ordine del giorno. Ok. Sindaco? Sì, grazie. Volevo solo aggiungere, visto che abbiamo preso questa discussione, che le mozioni e le interrogazioni possono essere presentate in qualsiasi momento, quindi non bisogna attendere la convocazione del Consiglio Comunale, perché se ci sono delle esigenze o delle contingenze per cui interrogare gli assessori, il sindaco, i singoli consiglieri comunali, l'amministrazione, o presentare qualche mozione, insomma, si può fare. Non mi risulta, a meno che non mi sbaglio, che ci siano interrogazioni e mozioni presentate per questo consiglio comunale. Naturalmente l'avremmo ammesse, nel senso che comunque c'era tutto il tempo per ammetterle qualora fossero arrivate 5-4 giorni prima, come è accaduto. Ci sono interrogazioni che sono state presentate 24 ore prima e proprio il sottoscritto, insomma, le ha fatte ammettere al consiglio comunale, quindi questa discussione. Mancava quest'altro lato della medaglia, perché poi è stato fatto più volte. Io invito i consiglieri comunali a presentarle le interrogazioni e le mozioni, perché poi vengono portate in consiglio comunale e discusse. Ecco, la logica è questa: qualora vengano presentate in maniera urgente, che ne so, 24 ore prima, a volte non vengono portate in consiglio solo per avere il tempo, di dare il tempo agli uffici di elaborare magari la risposta all'interrogazione. Quando è una mera interrogazione politica, insomma, viene sempre portata, perché mi sembra giusto dare una risposta immediata sia alle mozioni che alle interrogazioni. Questa è la logica. Ringrazio il segretario perché mi sembra che abbia risposto pure sul regolamento, e quindi abbia dato una risposta anche a Marco. Grazie. Possiamo procedere alla votazione del punto 2. Procediamo sempre per appello nominale. Caci. Favorevole. Benni. Favorevole. Nardi. Favorevole. Corona. Favorevole. Valentini. Favorevole. Lucherini. Bernacchini. Favorevole. Sacconi. Astenuto. Mazzoni. Favorevole. Fedele. Favorevole. Socciarelli. Favorevole. Corniglia. Favorevole. Quindi 11 voti a favore e un astenuto. Sì, procediamo. Consiglio approva. Sì. Consiglio approva. Procediamo per l'immediata esecutività. Immediata esecutività della delibera ai sensi del 134,4. Caci. Favorevole. Benni. Favorevole. Nardi. Favorevole. Corona. Favorevole. Valentini. Favorevole. Lucherini. Favorevole. Bernacchini. Favorevole. Sacconi. Astenuta. Mazzoni. Favorevole. Fedele. Favorevole. Socciarelli. Favorevole. Corniglia. Favorevole. Stesso risultato, 11 a favore, un astenuto. Perfetto, benissimo, procediamo allora al punto numero 3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Ratifica delle deliberazioni di giunta comunale numero 198, 219, 223 e 227, adottate ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Ci sono interventi? Non
non vengono introdotte per niente le delibere, nel senso lasciamo, interveniamo, magari dateci una rappresentazione poi sulla quale, se le avete viste, esaustiva, poi alla fine. Se le avete viste, vai subito con le domande. Sono ratifiche di delibere di giunta, quindi cioè pubblicate da te. Sì. Per presentarle al consiglio, cioè nel senso, vabbè, non vengono presentate. Ok. Le presento io. Sì. No, non vale, cioè non è che c'è. No, nel senso, come movimentiamo, sono variazioni, se ci sono, al bilancio di previsione importanti, no? Pensavo che le presentavate, nel senso, facciamo questa, spostiamo 2, 3, 400 mila euro, quelle che sono, per queste ragioni, no? E quindi poi sulle quali si può dibattere. Era questo che io chiedevo, se okay, l'amministrazione lo facesse, questo era. Se vuoi sì, ma insomma, dopo è scontato che abbiate visto l'albo pretorio, la delibera di giunta e visto le variazioni, questo, se non è così. Beh, a questo proposito spieghiamo. Vorrei invitare a ripristinare la comunicazione delle delibere di giunta, che una volta venivano inviate ai capogruppo, cosa che non viene più fatta. Ah, questo non lo so. Invito e colgo l'occasione anche per in questo ultimo mandato di legislatura di ripristinare le commissioni. Fate questo sforzo invece di utilizzare la conferenza di capogruppo, che ha tutt'altro scopo e funzione. Questo è un invito, perché giustamente qua io avrei piacere di interrogare gli assessori di riferimento che si vedono movimentare la loro parte di bilancio di competenza per sapere come vengono utilizzati i soldi dei cittadini. Questa è una domanda, c'è scritto, diciamo, sulla variazione, che chiaramente non è possibile, perché sai benissimo che dove c'è la relazione e i dati sono macroaggregati, per cui tu c'hai soltanto il numero della missione piuttosto che il titolo di entrata, ma chiaramente non hai la possibilità di andare a verificare la singola posta. Questa è una discussione che chiaramente si fa in consiglio comunale. Guarda, ecco perché mi sento di interpretare in questo modo quanto diceva il consigliere. Ecco, io colgo la vostra richiesta, ma non è così. Cioè, il consigliere comunale può vedere tutto. Quindi ho fatto tanti anni di opposizione anche io, e quindi non mi sono mai sognato di... Beh, forse però le commissioni permanenti ce l'avevi. Non te l'hanno mai negate dall'oggi al domani, soprattutto per una scusa così banale come la spending review. Guarda, ricordo che stasera va in televisione il programma del fashion. Ricordo benissimo le commissioni. 8.000 euro. Ricordo benissimo le commissioni anche quando ero consigliere di opposizione, e il lavoro non si fa in commissione, non siamo in Parlamento. No, il lavoro dipende da come uno vuole lavorare in commissione. Esatto, se uno va lì a perdere tempo non le fai, ma se uno invece vuole analizzare le cose, come se le fai? E in consiglio comunale chiaramente è più spedita la discussione. È chiaro che io qui adesso vi potrei tenere anche 4 ore, perché voglio sapere nel dettaglio tutte le singole voci. Io ho un'interrogazione politica, io non voglio il tecnico che mi risponde, perché non lo voglio il tecnico, io voglio il politico che mi dice: allora, questa posta qui che cosa ci fai? Spese correnti, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, 20.000 euro in più. Chi se ne occupa? Chi è l'assessore che se ne occupa? Che cosa ci viene fatto? Capito? Cioè, ripristiniamole queste commissioni, per favore. Tra l'altro poi non ho ancora visto la decadenza delle altre commissioni, quelle speciali, che si danno ormai per decadute, perché è stato fatto, avete approvato un nuovo regolamento. Nel regolamento, sì. Però voglio dire, di fatto non c'è un atto pubblico che dice che quelle commissioni non esistono più. Questo mi sembra un po' una forzatura, anche questa. Ripristiniamo un attimo, rimettiamo le permanenti e leviamo le speciali, che quelle non hanno più ragione di esistere. Vediamo qual è la procedura, vedi, ti facciamo fare un sacco di interrogazioni però all'ultimo momento. Passo. Sì, prego. La cosa interessante è che qui parliamo sempre di noi, voi e loro, ma in realtà la discussione delle delibere dovrebbe essere fatta, perché i cittadini che guardano il Consiglio Comunale non lo guardano consapevoli o completamente consapevoli di quello che accade
all'interno degli uffici, come succede a noi, perché come diceva Francesco, la movimentazione di una cifra piuttosto che un'altra in alcuni casi non è comprensibile se non spiegata dall'assessore di competenza e nelle commissioni dai responsabili del servizio, ex commissioni perché non ci sono più. Quindi secondo me è legittimo chiedere di dare una spiegazione in merito alle delibere, non perché noi non ce le siamo studiate o voi non ve le siete studiate, ma perché ci sono dei cittadini che comunque stanno guardando il Consiglio Comunale e secondo me sarebbe giusto spiegare il più chiaramente possibile l'attività amministrativa che stiamo svolgendo, perché altrimenti così non c'ha neanche senso di esistere il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale rappresenta tutta la popolazione e se la popolazione non sa quello che facciamo, allora dimmi qual è il senso, Sindaco. Ma io sono d'accordissimo, infatti, e allora, infatti i singoli consiglieri comunali rappresentano la popolazione, ecco perché devono essere più presenti. Molte volte vi stupirò con effetti speciali, le variazioni non sono decise direttamente, cioè sono deliberate dalla giunta, dall'amministrazione, dal consiglio comunale, ma molte volte sono gli uffici che per seguire un indirizzo politico dell'assessore, lì si interviene l'assessore, magari richiedono in autonomia delle variazioni per proseguire nel mandato che gli ha dato l'amministratore pubblico, quindi vedono, cioè se c'è una maggiore, un risparmio come in una variazione che è presente qui, un risparmio di X migliaia di euro, a volte è l'ufficio che dice ok, allora visto che mi avevi dato questo indirizzo politico le mettiamo qui, se volete, cioè prendiamo delibera per delibera e le specifichiamo tutte, non è un problema, per capire qual è l'indirizzo politico, perché infatti il presidente Luca ha detto, dice, avete delle domande, cioè avete visto le delibere, fate le domande e vi rispondiamo, cioè abbiamo le delibere sotto mano, vi possiamo rispondere passo passo su quello che è stato fatto e deciso, sulle maggiori entrate che ci sono state o le minori spese che ci sono state, e vedremo le risposte su come sono stati utilizzati quei soldi. Cioè, ecco perché attendevamo le domande, dico fate le domande, naturalmente serve anche il tecnico, cioè una decisione nostra se utilizzare gli uffici o meno per dare delle risposte, perché sono comunque risposte tecniche, di indirizzi politici, ma risposte tecniche, tutto qua insomma, quindi siamo a disposizione, il Consiglio Comunale è qui per questo. No, però non ho mai risposto. Non mi hai risposto, ho risposto a lui. Io ho detto, a prescindere dalla polemica che facciamo, io una domanda non te la faccio, io la delibera non te la dico, adesso è mezz'ora che stiamo parlando di questa cosa e la popolazione ancora non sa che cosa sta succedendo. Io sono qua con la delibera aperta che aspetto le domande. Se sono le fate, posso? Non posso rispondere. Io prego, o chi per me, insomma. Prego. Ok, entriamo nel merito finalmente, anche se... posto che siamo in Consiglio Comunale, che è l'unico organo che può dare valore a queste delibere, secondo me sarebbe molto più corretto che la maggioranza e l'assessore al bilancio le illustrasse ai cittadini, le illustrasse ai consiglieri, perché qui si forma la volontà e si dovrebbe formare all'esito di un ragionamento e di un confronto. Manca questa introduzione, manca questa spiegazione e vabbè, ulteriore manifestazione di impreparazione. Ciò detto, io a questo punto chiedo qual è la motivazione, se è una motivazione strettamente tecnica, quindi che trova fondamento in una normativa che mi venga detta dal tecnico, altrimenti chiedo qual è la motivazione, se non è tecnica politica, per la previsione di una minore spesa sul servizio idrico integrato. Chiedo questo perché sono quotidiane le manifestazioni di carenza di gestione e di carenza di fondi destinati alla gestione del servizio idrico integrato. Guardo il consigliere di Pescia Romana e mi viene in mente che Pescia Romana ha una parte del territorio senza acqua potabile da troppi anni, ha un depuratore che funziona parzialmente, abbiamo perdite non riparate sulla strada che vengono rilanciate sui social media quotidianamente e ci viene riferito dal gestore che le motivazioni sono la mancanza di fondi sugli specifici capitoli dedicati alla manutenzione della rete idrica e ci troviamo una piccola componente di questa variazione che è una minore spesa sul servizio idrico. Quindi se vogliamo iniziare da qui, me ne sarei grato. Grazie.
Sì, su questa qua, allora intanto parto dalle prime due osservazioni che ha fatto il consigliere Fedele. Il depuratore di Pescia funziona regolarmente, anche se parzialmente, e stiamo provvedendo adesso attraverso l'ufficio alla partecipazione appunto ad un finanziamento attraverso la regione, credo, no? Se non sbaglio, per il depuratore, per la seconda parte del secondo straccio del depuratore di Pescia Romana, per l'ammontare credo di 500.000 euro, credo, no? E comunque va ad integrare un progetto e va a prendere appunto posizione su un progetto già esistente per cercare di terminare il progetto che era a monte già preparato e che appunto attendeva finanziamenti. Per quanto riguarda le rotture dell'idrico, cerchiamo di intervenire un po' da tutte le parti, anche se il problema è la situazione vetusta di tutta la rete idrica, e quindi cerchiamo di intervenire da tutte le parti, ma non si riesce a volte da subito ad intervenire, perché comunque anche a livello di burocrazia intervenire su qualche rottura ha le sue tempistiche. Non mi risulta che non ci siano interventi da parte dell'ufficio nell'immediato, e non mi risulta che il gestore non intervenga per mancanza di fondi. L'intervento dei 10.000 euro sul capitolo 50-50 è stato richiesto dall'ufficio come minore spesa, probabilmente perché ha una situazione contabile sotto mano e non aveva necessità di questo impegno di 10.000 euro. Per il resto, sinceramente, non mi risulta che l'ufficio non intervenga nell'immediato su quello che succede. Se poi ci sono rotture sul quale non si interviene magari da subito, evidentemente, o ci sono controlli da parte dell'ufficio per vedere se sono di nostra competenza, o ci sono vigilanze sempre da parte dell'ufficio tecnico per vedere appunto come intervenire, in che maniera. Questo mi risulta. Prendo atto della risposta, che insomma non condivido, perché ricordo un posto del consigliere Corniglia che ha ritratto una perdita alla zona artigianale che è lì da n settimane, e quindi togliere ulteriori 10.000 euro dal servizio idrico, secondo me, è operazione comunque sbagliata, visto la gestione del servizio stesso. Poi chiedo perché vengono tolti dai servizi ausiliari all'istruzione, che capitolo che già aveva subito una precedente decurtazione. Qual è la ragione, se tecnica o politica? Qui presumo tecnica, però non ho avuto modo di andare in ufficio. C'è una minore spesa prevista di 161.500 euro. Chiedo questo perché ricordo che solo pochi mesi fa è stato portato all'attenzione di questo Consiglio il bilancio previsionale, e quindi oggi su una previsione di 690.000 euro togliamo 161.000 euro dopo che ne avevamo già tolte altre 47.000. Sindaco? Quale punto è, scusami? Sezione minori spese, servizi ausiliari e l'istruzione, il capitolo è il 66305. Al trasporto, 190, no, 160. Sono previste minori spese per 161.500 euro. Ok, è il risparmio avuto sul trasporto scolastico. E l'ufficio pubblica istruzione fece una relazione che è stata approvata quest'estate in consiglio comunale, forse proprio questo, quel consiglio non mi ricordo il giorno, in cui è stata, quando? 30 luglio, e una relazione con la quale si sono verificati i costi del servizio scuolabus, e si è visto insomma che da un costo annuo di 650.000 euro si passava a un costo di 340.000 euro, quindi poi quei minori costi sono stati spalmati insomma sul servizio di pubblica istruzione. Quindi riguarda il servizio di trasporto scolastico, una relazione che è stata fatta
insieme all'ufficio pubblica istruzione, insieme all'amministratore della Montalto Multiservizi, come se dovesse essere, ecco, un servizio dato ai privati, quindi con un'analisi dettagliata dei costi e con un forte risparmio, insomma, che si è avuto da questo. Quindi non è che è stato tolto qualcosa, ma è stato risparmiato qualcosa. Scusa, sempre su questo punto, che è stato risparmiato, sono d'accordo, ma viene dal fatto che sono stati diminuiti i pullman all'esito della rimodulazione Covid, se la vogliamo definire così, o è all'esito del nuovo contratto che era in redazione da parte dell'ufficio? All'esito del nuovo contratto e di un'analisi. Che il nuovo contratto prevede minori corse, giusto? No, non è una critica, voglio solo capire. C'è stato perché ricordo che avevamo ridotto le corse proprio il discorso Covid. No. Diminuire le domande, ridotte le corse? Sì, abbiamo ridotto le corse. No, sono quelle. Sono. Non sono ridotti anche il numero degli autobus, scusa? No. Quest'anno non l'abbiamo ridotto. No, è uguale. E va bene, questo sì. È stata fatta una relazione così come prevede il decreto 175, il codice degli appalti, una congruità del prezzo per quello che riguardava il servizio che veniva affidato e quindi di conseguenza, facendo questa congruità, prendendo in considerazione tutti quelli che erano i costi relativi a questo servizio, dalla spesa del personale, le spese di manutenzione, le spese del carburante che sono stati calcolati per chilometro in base alla tabella MISE, così come si evince dalla relazione allegata alla delibera di giunta del 30 luglio, si è arrivati a un costo totale lordo di 343 a fronte di un affidamento che è stato fatto negli anni precedenti di circa 650.000 euro, e riguarda il servizio dello scuolabus. Non sono state cambiate le corse, tant'è che anche nel contratto che io ho allegato alla successiva determina di impegno di spesa c'è il contratto con relativi percorsi che sono identici all'anno scorso. Posso fare sempre la domanda anch'io a lei in merito a questa cosa? No, la devi fare un'altra. Ma quindi attualmente quanto costa? Perché vedo che c'è un risparmio ulteriore di 161.000 euro. Nel totale, ok. Nel totale, ok. Rispetto a uno stanziamento nel bilancio di previsione, ovviamente l'amministrazione aveva seguito le previsioni che erano state fatte. Alla scadenza del contratto, dovendolo rinnovare, io ho seguito le procedure che sono previste per gli affidamenti dei servizi. E quindi nel fare questa congruità del prezzo, così come è previsto da tutte le norme, dalla Corte dei Conti, dall'ANAC per quello che riguarda l'affidamento in-house, ho rilevato quello che era il costo. Costo che è stato poi ovviamente sottoposto all'amministratore e quindi nella stipula del contratto lo stesso le ha accettate e le ha ritenute congrue anche per quello che riguarda la sua gestione societaria. Tant'è che anche nella lettura del contratto, se voi lo leggete, c'è proprio una postilla dove lui accetta e ritiene congruo il prezzo del servizio. Ma l'abbiamo approvato poi in Consiglio Comunale. Quindi. È la delibera di Consiglio 43 del 30 luglio del 2021. Sempre su. Il nuovo assessore alle partecipate è più bravo. Bravo. Sempre sul trasporto scolastico. In sede di bilancio di previsione fu bocciato un emendamento della minoranza che mirava a creare un capitolo di spesa per la sostituzione degli autobus. Ci rispose il vice sindaco dicendoci che 4 autobus sarebbero stati sostituiti, perché ce lo dobbiamo dire che quelli in uso sono molto vecchi, anche a discapito della sicurezza, quanto a impianto frenante, oltre a livello di comfort. No, sono vecchie ma funzionanti. Sono vecchie, volevo tranquillizzare i cittadini. Se no non circolavano, esatto. Perché rispettano sicuramente i criteri di revisione, però, stante la loro vetustà, se guardiamo solo il consumo d'olio, quindi si era ragionato già nel 2019 di sostituirli, perché comunque non danno grandi garanzie di affidamento. Qualche volta non partono, tant'è vero che è successo anche che siamo andati in difetto con gli scuolabus proprio perché non partivano, quindi stiamo parlando di mezzi molto vecchi, e c'era stato detto in quella fase che avremmo avuto 4 nuovi autobus elettrici, quindi volevo capire che fine aveva fatto questa
progettualità e se c'è una data prevista per la consegna dei mezzi. Sì, scusami, è che stavo nel frattempo, ci abbiamo avuto un problema. Sì, la sostituzione degli scuole è prevista, siccome molte azioni saranno previste dal PNRR, sempre nella delibera, quella famosa con cui si dava questo indirizzo e si approvava la relazione famosa, la responsabile del servizio ha anche come indirizzo politico di cercare di acquisire autobus elettrici per rinnovare la flotta, che come dici tu, insomma, va abbastanza vecchiotta. No, in consiglio, se non ricordo male, ci è stato detto che c'era un accordo con una società sviluppatrice di impianto fotovoltaico, a mente del quale la società avrebbe dato, quindi c'era un obbligo convenzionale, contrattuale, questi 4 autobus elettrici. Quindi io chiedevo, stante quello che ci è stato detto in consiglio, quando ce li consegnano e quindi quando i ragazzi potranno viaggiare su questi autobus nuovi? Quindi il PNRR non c'entra nulla, perché parliamo di, quantomeno per quello che stavo riferito in consiglio, una situazione che era già fatta, tant'è vero che non è stato ammesso, ripeto, l'emendamento, perché ritenuto superfluo rispetto a una circostanza già sorta, già definita. Sì, rispondo io, Marco, che allora confermo quello che era stato detto in precedenza. I tempi di consegna non dipendono ancora da noi, purtroppo, ma è una convenzione firmata con il comune in conferenza dei servizi, dove appunto la società, ora non ricordo adesso il nome della società, se era Canadian qualcosa, non me lo ricordo, però insomma ti farò sapere, insomma, pure il nome della società proponente dell'impianto fotovoltaico, che si è preso l'impegno in conferenza di servizi di appunto fornire 4 pullman autobus elettrici e appunto cederli al comune. Ora i tempi di consegna derivano dall'autorizzazione, dai tempi delle autorizzazioni, i rilasci appunto delle autorizzazioni dei FER, però penso che non andremo molto a lungo con questo, anche perché i tempi sono già andati avanti, 120 giorni di ricorsi e tutto quanto, non credo che siano stati oggetto di ricorso, e quindi ti farò sapere le date precise, perché a giorni incontreremo anche loro e poi ti farò sapere i tempi di consegna, che naturalmente spero siano velocissimi, perché naturalmente qualche autobus, anche se come hai detto prima tu, sono perfettamente rispondenti ai termini previsti per la circolazione stradale, se venissero sostituiti saremmo tutti più contenti, perché comunque anche loro hanno i suoi anni di percorrenza. Anche più che altro gli anni, perché i chilometri, poi quelli sono autobus che li fanno tantissimi e non hanno problemi di farne altri 200.000 di chilometri. Il problema sono anche un po' tutto il resto, e se vengono sostituiti è meglio. Comunque a breve ti faccio sapere anche la data di consegna, quando verranno consegnati e come li abbiamo programmati. Ci sono altri interventi? Sì, vai. Francesco. Io volevo passare alla parte maggiori spese e capire se la movimentazione delle poste nelle varie missioni, diciamo, è una semplice lavoro contabile di accantonamento di poste, o seppure c'è già una giustificazione di spesa, c'è già un progetto per cui sono state accantonate in quella determinata, missione, programma e titolo, quelle somme. Perché vedo, per esempio, io potevo supporre, insomma, che la maggiore entrata di 200.000 euro, che non so che cosa sia, sicuramente sono contributi, vedo, da altre amministrazioni pubbliche, vanno tutte a tutela e valorizzazione e recupero ambientale. Però, per esempio, la stessa missione 9, da cui viene tolto i 10.000 euro prima, che diceva il consigliere Fedele, del servizio idrico e tutela, valorizzazione e recupero ambientale, altri 10.000 euro,
non lo so, vanno a finire nella gestione dei beni demaniali e patrimoniali per 20.000 euro? Capire un po' questo, così come i restanti 161 e 500 vengono suddivisi, vedo, anche se in missioni diverse, però grosso modo posso individuare che la finalità è sempre la solita, perché vedo ordini, istruzione universitaria, diritto allo studio, giovani, infanzia, insomma, ecco. Per cui immagino che quelli vengono gestiti sempre dal solito responsabile dei servizi. Sono tutte variazioni all'interno dello stesso servizio e dello stesso responsabile del servizio e lo stesso tema. Ecco, poi, però alla fine. A questo quindi, punto mi chiedo... In alcuni casi sono accantonamenti, in altri, in altri casi erano spese magari non previste che prendono, diciamo, ossigeno da, da questa variazione. Ecco, proprio per un discorso di trasparenza, si può avere un'illustrazione veloce di quelle che sono le variazioni in maggiori spese delle singole poste, insomma, per capire se sono semplicemente degli accantonamenti o se ci sono questo te lo faccio fare da loro che degli hanno investimenti lo schema più, previsti. Più preciso. Ma la bozza di convenzione che è stata portata in consiglio, la bozza di convenzione con queste aziende fotovoltaiche non è stata portata in consiglio? No, no, non è stata portata nessuna la convenzione. La conferenza di servizi me la fai sapere che voglio richiedere gli atti, per favore, Luca? Sì, conferenza di servizi è pubblica. Quando è stata fatta? Ti faccio sapere la data e se vuoi. Ah, verrà fatta, non è stata fatta? No, è stata fatta, è stata fatta. Ah. Ti faccio sapere, ce l'abbiamo anche noi, i dati tutti della conferenza di servizi. Oh, ma ci sarà un verbale? Voglio leggere questa cosa che dice... No, Leonora, c'è un verbale da parte della conferenza dei servizi che quando si chiude in terza conferenza si rilascia appunto l'accordo. Abbiamo gli atti qua in comune? L'accordo, sì, naturalmente sì. Ok, così ce li leggiamo. Ok. La società lo mette come miglioria? Sono opere compensative ambientali. Ok. Faccio io un elenco a Francesco allora delle maggiori spese derivanti dalle variazioni. Così parto dalla delibera 198, che è la prima variazione, e ti dico i capitoli di spesa. Vabbè, l'entrata, ci sono i 200.000 euro che sono gli interventi di dragaggio e rifacimento del litorale da parte della Regione Lazio, e poi ci sono i meno 190.000 euro che è il risparmio dovuto al servizio di Scuolabus. Vediamo le spese. Scusa, il dragaggio è quello che c'è già stato o sono opere future? Futuro da impegnare. E le spese che sono state fatte, quindi capitoli che sono stati rimpinguati anche per la contingibilità, magari non c'erano più soldi, ecco questo. Sono 20.000 euro spese di manutenzione e gestione del patrimonio, quindi lavoro di manutenzione degli immobili comunali, energia elettrica degli istituti scolastici per 5.000 euro, il gas per gli istituti scolastici per 15.000 euro, e sempre spese per riscaldamento istituti scolastici per 5.000 euro, spese per acquisto per interventi di tutela ambientale e meno 10.000 euro, quindi questo è un risparmio, servizio e gestione del servizio idrico meno 10.000, interventi in favore di famiglie affidatari di minori 7.500 euro più 7.500, spese dei servizi sociali, utenze telefoniche 4.000 euro, assistenza domiciliare più 20.000 euro, e interventi istituzioni varie 31.000 euro. No, perché vedi, te per esempio me li esponi già più analitici di quanto non c'è nel prospetto allegato a 3, perché che viene fornito. Perché ho chiesto all'ufficio di farmi, infatti era per quello. Da consigliere comunale ho chiesto all'ufficio no, di farmi. No, se magari, perché sennò non ti sto dietro, cioè
diritto allo studio 23.000 euro, semmai te lo dico io e te mi dici a che cosa si riferiscono. Perché però dopo mi diventa difficile cercarlo. No, lo so, però... Però da consigliere comunale lo potevi studiare, dato che lo sottolinei. Dato che lo sottolinei, da consigliere comunale lo potevi studiare. Sei sindaco, presentatore. No, lui mi dice una cosa, studiare ci mancherebbe altro. Perché per esempio prima mi dicevi gas, luce, eccetera, ho fatto i conti e penso ti riferivi alle spese correnti, altri ordini di istruzione universitaria, che ho fatto la somma e vengo 25.000 euro. Perché tu c'hai la delibera, giusto? Però ecco, se qui. Ok. Quindi mi fermo? Non lo so. No, se vuoi ti dico, per esempio, spese correnti, diritto allo studio 23.000. Che roba è questa? Ok. Vai, lavoro con loro così almeno. Bravo. Ma siamo talmente pochi che è una commissione, è perfetta. Non sono le cose che dicevi quando eri in opposizione? Quando eri in opposizione non dicevi perfetto, dicevi voglio la commissione. Mai detto. Guarda Sergio, ci sono gli articoli del giornale, te li ripubblico. Sì, quando a Carai lo criticavi perché voleva togliere le commissioni. Faceva bene. Allora, sono trasferimenti per interventi a sostegno dell'istruzione, acquisto libri per le scuole e contributi per borse di studio. Grazie, scusate che... La prossima? Gliela prepariamo anche a loro la prossima volta. Così. Potremmo, se il delegato al bilancio è d'accordo, potremmo prevedere che in luogo di missione, programma e titolo, magari ci potremmo mettere i capitoli di spesa in modo tale che diventa più intellegibile. No, perché per esempio sul quello che vedete riportato come spese correnti giovani, no? Dove andiamo ad incrementare la spesa di 31.000 euro. Allora, pubblicare, possiamo pubblicare e approvare quello che è previsto ministerialmente, diciamo, quindi la delibera standard così. Però in un'ottica di maggior chiarezza si potrebbe allegare. No, però no, infatti fammi finire, però no, pubblicare no, perché comunque quello è lo schema. Però nulla toglie che vi si può fare questo schema, perché io gli ho chiesto, io come tutti quanti, dico scusate, posso avere le variazioni come sono andate? E c'ho lo schema. No, ma l'abbiamo fatto anche noi, Cioè ce l'ho pure io. Spese correnti giovani, qui non c'è scritto, te lo dico io, il capitolo interessato è 66306, sì. No? E quindi da quel capitolo riesco a capire dove l'amministrazione intende spendere di più, se contributi, se acquisti beni e servizi, eccetera. No? Quindi questo, diciamo la stessa cosa, se lo schema suppletivo nelle prossime delibere possiamo acquisirlo, perché io sono stato, no? L'ufficio come al solito molto disponibile, però si è posto... Non c'era il responsabile, l'ufficio si è posto il problema se poteva comunque, perché di fatto è un foglio di lavorazione interna, se poteva condividerlo piuttosto che rimanere agli atti dell'ufficio e non esternalizzabile. Argomentazione che ho perfettamente condiviso, però poi a domanda e risposta mi sono state date tutte le varie informazioni. Se rimane all'interno della documentazione che c'è un consigliere comunale, sì. Si può dare tranquillamente. No, poi a domanda, ripeto, mi sono state date. Non è un problema. Io me le sono appuntate i vari capitoli. È che avere una leggenda più semplice forse ci velocizza pure il lavoro, perché quando vedo che interventi per la disabilità è un finanziamento per il progetto CAM, no, tanto caro e realizzato grazie al consigliere Socciarelli, dico ok, condivisibile, so dove va quell'intervento, non è in un concetto generale di disabilità, riesco a capirlo, quindi posso farmi la mia idea su quel tipo di valorizzazione, perché per esempio su interventi per l'infanzia, minori e asili nido, oltre i 7.500 per interventi casa famiglia, gli altri 31.000, il capitolo 6440, riusciamo a chiarire a che cosa è destinato? È sempre dei servizi sociali, sì, saranno gli aiuti. Sì. Posso intervenire? Certo. Il punto è che queste sono variazioni che vengono chiesti dai vari responsabili di servizio tramite posta interna, nel senso che in base al proprio PEG, le proprie disponibilità sui capitoli, in base a quello che si intende fare e realizzare per la fine dell'anno,
e non sempre tutto è certamente quantificato nel PEG assegnato tramite bilancio di previsione, poi vengono fatte delle variazioni in bilancio, richieste delle variazioni, appunto laddove ci sono o maggiori spese da sostenere o dove ci sono economie in altri capitoli che sono state sovrastimati. Quindi le variazioni che poi la ragioneria manda in giunta sono a richiesta del responsabile. Questo perché lo dico? Perché per rispondere a interventi, istituzioni vari, servizi sociali dovrei interrogare il collega sul perché mi ha chiesto la variazione. Ecco, questa è la sostanza. Quindi io tecnicamente posso solo rispondere questo da un punto di vista della ragioneria. Ma anche politico, Sì, infatti, cioè, quando io all'inizio dicevo interrogare i vari assessori, era proprio questo, a me, cioè, di sapere la risposta del vario responsabile che gli deve comunicare cosa serve, mi devi spostare, perché so benissimo un previsionale cambia dall'oggi al domani, se no non si chiamerebbe previsionale, ma sapere che cosa c'è dietro questi numeri, quale tipo di azione politica c'è, perché magari c'è in giunta, avete deciso, l'assessore che si occupa del sociale dice io voglio più soldi perché c'ho in mente di fare questo progetto e vengono accantonate queste somme, ecco, il discorso era questo, insomma. Contingenze anche dell'assessore che magari dà un input politico, il responsabile dice guarda c'è questa situazione, questa famiglia in difficoltà, questi ragazzi che stanno in un centro ospitati eccetera, che devo fare? L'assessore dice vai, oppure il sindaco dice vai, ma poi il tecnicismo di dire mi mancano 15.000 euro e li vado a prendere così, lo so solo il responsabile del servizio, cioè l'input politico. Ora, sapere tutti gli input politici sul sociale, cioè, se vuoi io mi disegno tutti i giorni, inizio dalla mattina alle 8 e finisco la sera alle 10, soprattutto sul sociale, quindi do milioni di input politici solo io, penso pure gli altri consiglieri comunali, ma arrivano pure da altre associazioni esterne. Sì, sì, no, vabbè, senza divulgare tanto, cioè il discorso era chiaramente legato alle poste, no? Per esempio, la linea politica è dare importanza a cultura, perché magari è un perno in cui ha ruotato l'attività politica di questa amministrazione CACI, perché ci ho creduto e ci credo ancora, sì. Continuare sul sociale, come hanno fatto anche altre amministrazioni comunali precedenti alla nostra, sì. Però cioè, non ce l'hai effettivamente la concretezza, cioè le variazioni sono delibere di giunta, si sono ratifiche consigliari, ma non sono variazioni gigantesche, sono centinaia di migliaia di euro perché c'è stato quel risparmio grosso, ecco, lì, oppure a volte sono variazioni che fa direttamente l'ufficio personale, come mi hanno detto di altre variazioni, però l'input politico è proprio tutt'altro e spesso non ce l'hai la visione completa di qual è stata la variazione che ha portato a quell'input, magari ti incontri, è giusto pure, sul sociale è giusto così, perché altrimenti diventerebbe proprio mettere le mani su un servizio troppo importante, magari è pure voto di scambio, insomma a volte no, potrebbero accusarci di questo, quindi sul sociale è meglio non saperlo, però ci fidiamo del responsabile e dell'assistente sociale, insomma, che segue determinate regole, input, eccetera, quindi ecco, le situazioni... Due o tre fratelli in casa famiglia e hai zompato. Sì, no, ma. Beh, se hai sentito. No, ma le case famiglie sono quelle che costano più no, di no, tutto. No, ma se le case famiglie sono quelle proprio, ti mettono capo proprio il capitolo. Le case famiglie proprio. Sono quelle che ti arrivano 15.000 euro da pagare subito e devi pagarle, insomma, quello. Però. Al mese? No, vedi, per esempio, a me mi colpiva, proprio per ritornare sul concreto, i 31.000 euro giovani e i 35.000 euro anziani. Cioè. Che ne so, c'è da rimettere a posto la sede piuttosto che boh. Ma gli anziani hanno anche dei anche dei contributi per la normale gestione delle loro attività, quindi gli si dà un contributo annuale sia al centro anziani di Pescia che di Montalto, e mi sembra di 15.000 euro era quest'anno ciascuno, non mi ricordo, non so, però sì, era solo come si diceva, se fai conto, ma avanzano questi, il risparmio che ho avuto, come si diceva prima, nel trasporto,
metto allora, quella posta, la metto lì, poi se la uso o non la uso è un altro discorso. Però... L'input politico è stato ciò che risparmi nella pubblica istruzione, si mette pubblica istruzione e sociale. Quindi questo è stato l'input politico. Poi naturalmente gli uffici, in base a quello che avevamo fatto da previsionale, dice ma lì avevi previsto questo, poi c'è da fare questa, o delle richieste ulteriori magari che sono arrivate, eccetera. Okay. Poi qui diciamo a livello di investimenti, progettualità, nella prima non variazione non c'è niente. Ma neanche nelle altre, okay. Neanche nelle altre mi sembra. Ecco. Quindi ho capito però il concetto della notizia che quindi è interessante... è stato per me questo consiglio comunale perché è il concetto, cioè laddove c'è una variazione che sono nuovi investimenti o variazioni di indirizzo politico dell'amministrazione sarebbe più interessante venirla a sapere e relazionarlo in consiglio comunale, laddove sono normali insomma, variazioni, queste sono normali variazioni, questo è diciamo, cioè, nessuno vuole nascondere nulla, anzi io spero insomma che le prossime, visto che sto cioè, quasi nel semestre bianco, insomma spero che le future amministrazioni vogliano continuare ad investire là dove abbiamo investito nel sociale, nella cultura eccetera, che non si fermino, insomma è stato fatto un ottimo lavoro e quindi questo va proseguito, poi saremo sempre noi ma non è un problema però insomma. Sì, solo una curiosità, la sì. Variazione numero 11. No. Dicevo una curiosità, la variazione numero 11. La variazione numero 11 è di consiglio, è stata fatta direttamente in consiglio comunale. Quest'altra passa in giunta in quanto fatte in via d'urgenza e poi ratificate in consiglio. Ci sono altri interventi? Possiamo procedere? Grazie. Scusa. Marco, non ti ho sentito. Quale? Sì, per me l'esame della delibera di giunta 198, per quello che mi riguarda, può dirsi concluso. Sulla deliberazione 219, la seconda in ordine cronologico, andando a vedere le maggiori spese, troviamo una... il Consiglio dovrebbe ratificare una maggiore spesa di 87.581 euro. Il canone di... Ora, anche qua... io c'ho 79. Ho avuto modo di andare... Ci sei, sindaco? Sì, sì. Ok, su questo ho avuto modo di andare in ufficio e come al solito ho avuto esaustiva risposta... E ho potuto accertare che movimentiamo il capitolo 710, che è il capitolo riferito alle telecomunicazioni. Sì. Ora, qui è interessante riferire al Consiglio il perché di questa maggiore spesa non prevista 4 mesi fa nel bilancio previsionale, perché comunque parliamo di costi prevalentemente per canoni telefonici o trasmissione dati. Siccome avevamo una previsione iniziale di 310.000 euro, e somma che viene enormemente sforata, vorrei sapere se questo sforamento è dovuto a un fatto eccezionale o a un errore di previsione e comunque da che cosa è dato. No, perché se ricordo bene, poi magari mi corregge male, questa è tecnica, la domanda non è politica, perché il contratto Consip prevede solamente l'acquisto del pacchetto senza consumi, questa cifra in più sono i consumi e quindi poi in fase di chiusura del bilancio ecco, hanno variato e hanno aggiunto i consumi, che quando si compra in Consip nel bilancio di previsione c'era solamente l'acquisto insomma, del pacchetto Consip del servizio. Però quindi il bilancio non prevedeva consumi? Comprato un servizio telefonico sui e diciamo ok, compriamo il telefono ma non compriamo le telefonate, esatto, non lo usiamo. Poi ci siamo resi conto che ci servivano 90.000 euro per telefonare e mandare le mail. Ci abbiamo approvato il bilancio preventivo pochi mesi fa e non abbiamo previsto nel bilancio preventivo il costo per le telefonate e per le connessioni internet. Esatto. Complimenti. Grazie. È proprio un'ottima previsione. Complimenti a questa amministrazione. Altra perla da registrare.
No, io sempre la dodicesima variazione nelle maggiori entrate. Volevo sapere che cosa sono le entrate derivanti dalla distribuzione di utili avanzi, 21.000 euro e spiccioli, e che cosa sono i rimborsi in entrata di 27.000 euro. Aspetta. Allora, una sono gli utili della Montalto Ambiente, 21 mi sembra che mi ricordo, 21.000 sono gli utili della Montalto Ambiente. Sì. E ok, e poi che vi chiesto? E invece cosa sono i rimborsi in entrata di 27.486? A che cosa si riferiscono? Quindi non lo sai? Andrebbe fatto una relazione. Vabbè. Qui diciamo è una posta, vengono accantonate lì, diciamo, poi si possono riutilizzare qualcosa. Diciamo che non sono classificate in maniera netta perché sono di vario genere, non sono dei macro aggregati per cui diciamo si crea una posta singola per ognuno e quindi vengono aggregati in un unico capitolo che è, diciamo, non altrimenti classificati, però sono entrate diverse, diciamo, dell'ente. Okay? Cioè, per un esempio. Più che potrebbe essere, non lo so, che potrebbe essere, boh, un affitto oppure piuttosto che ne so, boh, una multa, no, quelle sono tutte altre cose. Un contributo non previsto, un'entrata non prevista che quindi è residuale rispetto a quelli che sono i capitoli, capito? Tipo o rimborsi o ente, errori, dici? Sì, può darsi pure che siano rimborsi da altri enti perché spesso capita che quando si fanno gli F24, parlo appunto nel codice ente, si sbagli F419 con un altro comune sempre, questo è un classico, del tipo che cambia una cifra, quindi l'introito che dovrebbe essere del comune va ad un altro, a quel punto tra comuni ci si sente e si fa una reversale per cui si rientrano in possesso del dovuto, quindi ecco, sono residuali in questo senso. Non hanno una normativa particolare di riferimento. Posso fare una domanda al sindaco, giusto così, perché hai parlato di Montalto Ambiente, la gestione del servizio idrico, c'è qualche novità? So che esco fuori dal tema, però se magari c'hai qualche novità sulla cessione del servizio idrico oppure no? Sta proseguendo il normale iter che era stato approvato in Consiglio Comunale di passaggio a Talete, e quindi sono in corso dei sopralluoghi sia fisici presso le strutture, acquedotti e stazioni varie, insomma, di approvvigionamento, e sopralluoghi amministrativi per il passaggio in Talete, insomma. Però sta proseguendo, ecco. Se ne parla perché ultimamente si sono visti fisicamente alcuni dipendenti di Talete e quindi se ne parla di più, ma in realtà era in corso da quando è stato deliberato il Consiglio Comunale. Sì, sì, no, era previsto, diciamo, 2022, mi sembra, 2023. Era previsto nel 2023. Previsto 2023, vero, ma forse 2023, slitterà anche, esatto, al 2025. Queste sono le previsioni, anche, però okay. Noi abbiamo deliberato in Consiglio, quindi ci siamo. Dipende da loro. Non lo so se allarme, sorpresa, perché poi era deliberato, quindi non so il sopralluogo che cosa ha creato, diciamo, nell'opinione degli addetti ai lavori, però insomma è il normale, sono i normali sopralluoghi che si fanno per il passaggio del servizio idrico. Su questo, sindaco, potrebbe essere superfluo, ma non l'è mai, una raccomandazione agli uffici in particolare, perché insomma è un tema che conosco molto bene, di curare con largo anticipo la tematica del personale dipendente, perché siccome ci troviamo in un vuoto normativo pieno relativo al personale dipendente, perché il personale in forza non è quello del famoso decreto Marrazzo, quindi stiamo bene attenti a che poi il passaggio del servizio garantisca e tutela l'intero corpo del personale dipendente, che è assolutamente rinnovato rispetto a quello è registrato nel decreto Marrazzo,
e quindi trova tutela solo se c'è un accordo tra Atalete e Comune di Montalto. Quindi non lo diamo per scontato, perché poi potremmo trovarci a dover gestire un problema, no, relativo comunque alle famiglie che trovano sostentamento nel lavoro presso la Montalto Ambiente e che dovrebbero poi confluire tutte in Atalete. Quindi, posto che personale non è poco, il costo non è una componente residuale sul bilancio idrico, ecco, mi sento di approfittare dell'apertura dell'argomento di Francesco per raccomandare attenzione e, diciamo, e tutela di questo argomento. È stato il primo argomento di discussione proprio per il passaggio in Atalete. Non è che il personale è cambiato dal decreto Marrazzo, l'amministrazione comunale ha inviato l'elenco sbagliato. Qualcuno è cambiato, qualcuno c'era ma non ci si ritrova ugualmente, perché l'amministrazione comunale, se non ricordo male, all'epoca inviò l'elenco di quelli che stavano dando una mano piuttosto che di quelli che lavoravano a Montalto Ambiente. Quindi questo me lo sento di dire, perché non va difesa quella, perché oggi magari si presenterà quell'amministratore, no, che dice bisogna tutelare i lavoratori eccetera, così sei proprio tu che hai mandato l'elenco sbagliato alla regione Lazio. Comunque ti voglio rassicurare, perché oltre ad essere in contatto con i sindacati siamo in contatto pure con l'ATO, perché poi è l'ATO che deciderà questo passaggio del personale, e è stata la prima cosa che Comune di Montalto, cioè amministrazione e ATO, abbiamo discusso con Atalete, perché insomma mi sembra la prima cosa essenziale, quella del passaggio del personale. Tra l'altro personale così qualificato, cioè in zona, neanche ce l'avrebbe Atalete, quindi alla fine... Ci sono altri interventi? Su questa no, per me nulla questo sulla 223, perché è oggettivamente tecnica, punto. E sull'ultima, sulla 227, invece, sempre nella sezione maggiori spese, e se ci potete dare informazioni sui 5.000 euro riferiti a sport e tempo libero, che destinazione specifica hanno, così lo diciamo al Consiglio, e le spese correnti urbanistiche assetto del territorio, 31.546, anche queste che destinazione hanno? Allora, i 5.000 euro è un contributo regionale che è stato dato per... La maratonina di Vulci. E invece 31.000 euro sono i giochi nei parchi di Pescia Romana. No, questi sono i soldi che entrano dal capitolo della... allora, sono due capitoli all'urbanistica che hanno entrate da parte, appunto, in entrata come ufficio tecnico, e sono la Bucalossi, e in questo momento c'è un capitolo in particolar modo che non è stato mai presente negli altri anni, oppure, mi spiego meglio, era presente ma non era così, diciamo, in maniera quotidiana, settimanale, mensile, diciamo, alimentato, che è quello delle sanzioni. Questo deriva dal nuovo 110, e naturalmente tutti sapete benissimo che ci sono innumerevoli pratiche presentate come 110, e le pratiche del 110 quasi nella quasi totalità presentano delle modifiche o delle sanatorie che portano poi a delle sanzioni da parte dell'ufficio. Quindi questo è un capitolo che continuamente viene alimentato di qualche migliaio di euro, e quindi è soggetto a variazione continua, perché il capitolo che abbiamo programmato di 100.000 euro, se non sbaglio, inizialmente è... Scusa? 20.000. No, il capitolo che è stato programmato in previsione di bilancio è 100.000. E quello che invece abbiamo attualmente è circa 140.000, quindi abbiamo fatto questa variazione come nuova entrata, e quindi l'abbiamo subito posizionato nei capitoli previsti
dalla Bucalossi e dalle sanzioni. Chiedevo, grazie del chiarimento, chiedevo però la destinazione. La destinazione di questi primi 40, 39 mila euro, forse 40 mila euro, se non ricordo preciso, sono la determina di impegno per i giochi delle scuole di Montalto di Castro, non ricordo se le scuole medie forse, non me lo ricordo, scuole dell'infanzia, dei giochi, degli attrezzi fitness per i giardini di Pescia Romana. Già in programmazione, perché vediamo che il capitolo comunque si alimenta, ulteriori pianificazioni per quanto riguarda investimenti e arredo. Però se non erro, dal controllo fatto presso gli uffici, questi 31.000 euro che vanno ad alimentare il capitolo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5, 9 erano integralmente destinati all'area fitness di Pescia Romana. Dagli appunti che ho preso mi sembrava questo, se no, posso capire come verranno suddivisi. Sono in parte per circa 20.000 euro per i giochi di Pescia Romana, 17, 20, adesso non ricordo di preciso, e i restanti sono in parte per le scuole, questi, e il restante vengono presi dal capitolo 8046 o 8047, non ricordo di preciso, che è il capitolo a cui comunque vanno a finire e alimentano appunto questi due capitoli in entrata. Per cui, scusate, fate un'area fitness in un giardino pubblico a Pescia? All'aperto, così come può essere la pineta montata marina? Esattamente. E invece i restanti 31.000 euro circa sono tutti giochi per la scuola dell'infanzia di Montalto. All'interno sostituzione dei giochi della scuola di Montalto. Okay. Posso dire una cosa? Sì. Cioè, è stato approvato in un consiglio la messa in sicurezza dei giardini. Cioè, ora spendiamo 20.000 euro per l'area fitness quando la precedente approvazione dei giardini e la messa in sicurezza viene dimenticata. Cioè, è stato chiesto a voce da famiglie intere. No, assolutamente. C'è il progetto del ponte di legno che prevede questa sistemazione. E che verrà. Però adesso date sempre precedenza a altre cose? No, non diamo precedenza a niente. Il ponte di lì è una cosa ben diversa. Poi se la vogliamo strumentalizzare è un'altra cosa. E quando la farete quindi? Va a gara nei prossimi giorni, bisognerebbe chiedere. Ma che cosa? Il ponte di legno o la messa in sicurezza ai giardini? No, più che altro. Giardini del Cannone. Più che altro ricordo che c'è. Ricordo che c'è una delibera assunta. Comunque che hanno delle problematiche per tutti i ragazzi, ma soprattutto per la messa in sicurezza di ragazzi con delle problematiche speciali. I genitori nel 2019, maggio 2019, in riunione con Giovanni Corona, hanno chiesto questa delicatezza da parte dell'amministrazione, che non è mai stata portata a termine, promessa mille volte e non l'avete mai portata a termine. Si tratta di, tra tutte e due, se ci si mette l'impegno con 2.500 euro si fa tutto, e non ci avete intenzione di farla, ditelo, basta, è tutto qui. Anche perché c'è una delibera di Consiglio Comunale votata all'unanimità che impegnava il Consiglio circa un anno fa ad eseguire questo intervento, quindi c'è oggettivamente un impegno disatteso. Quindi ha ragione il consigliere Socciarelli, diventa spiacevole, no? Deludente vedere che scusa Luca, anche perché insomma va alla lunga questa situazione. Anche mi ero offerto tramite il mio gruppo di sistemarla a nostre spese, dall'ufficio competente mi è stato risposto che a giorni sarebbero intervenuto per la sistemazione. Io parlo che sono 3 mesi, mi ha risposto proprio il responsabile.
noi saremmo offerti volontari di ripararlo, di sistemarlo e metterlo in sicurezza, e ci è stato risposto che a giorni sarebbero intervenuti, ma così non è stato. Me la sono segnata come priorità per domani mattina. Non mandiamo in malora, però, perché poi può capitare che le cose proseguano così a lungo, perché ci sono 10.000 cose, però non mandiamo in malora quanto questa amministrazione fa proprio per quelle famiglie con il progetto che poc'anzi. No, perché altrimenti sembra. Altrimenti sembra, no, no, perché ti passa il messaggio per quelli, non per te perché sei una buona, ma non per te, passa il messaggio che questa amministrazione non fa niente, no, mette tanti soldi, quindi, no, magari è sfuggito, no, ma io lo prendo, questo che dici tu, è irrisoria, ma la sono segnata come impegno per domattina, è la prima cosa che mi sono segnata, grazie. Anzi, ti ringrazio per avercelo ricordato in Consiglio Comunale. Se non ci sono altri interventi, si procede alla votazione. Quindi votazione del punto numero 3, recante variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, ratifica delle delibere di giunta 198, 219, 223 e 227. Caci? Favorevole. Benni? Favorevole. Nardi? Favorevole. Corona? Favorevole. Valentini. Favorevole. Lucherini. Favorevole. Bernacchini. Favorevole. Sacconi. Contraria. Mazzoni. Contrario. Fedele. Contrario. Socciarelli. Contraria. Corniglia. Contrario. Con 7 voti a favore e 5 contrari. Il Consiglio approva il punto numero 3. Per l'immediata esecutività? Per l'immediata eseguibilità della delibera. Caci? Sì. Benni? Favorevole. Nardi? Corona? Favorevole. Valentini? Favorevole. Lucherini? Favorevole. Bernacchini? Favorevole. Sacconi? Contraria. Mazzoni? Contrario. Fedele? Contrario. Socciarelli? Contraria. Corniglia? Segretario, contrario. Però Caci sull'immediata eseguibilità non c'era? Ho sentito un sì. Ho sentito un sì. No, e... non c'era. Chiedo scusa, adesso ci assicuriamo del voto di Caci. Ho confuso forse il consigliere Benni col sindaco. Per l'immediata eseguibilità della delibera numero 3, sindaco. Favorevole. Quindi registriamo anche qui 7 voti favorevoli e 5 voti contrari. Chiedo scusa per la svista. Procediamo con il punto numero 4, è una ratifica di un PUA, Società Agricola Colli Etruschi, realizzazione annesso agricolo per la rimessa di attrezzi materiali per l'agricoltura, approvazione PUA. Questa è una semplice ratifica di un PUA appunto della Società Colli Etruschi, che l'ufficio urbanistica ci ha fatto pervenire, che ringrazio, dopo un paio di commissioni. Al 19 luglio 2021 in commissione al protocollo 21550 è stata appunto ritenuta esaustiva nelle integrazioni richieste e quindi ha espresso pareri favorevoli. Andiamo a ratificare. Possiamo procedere alla votazione. Punto numero 4. Caci. Favorevole. Benni. Favorevole. Nardi. Favorevole. Corona. Favorevole. Valentini. Favorevole. Lucherini. Bernacchini? Favorevole. Sacconi? Favorevole. Mazzoni? Favorevole. Fedele? Astenuto. Socciarelli? Astenuta. Corniglia? Astenuto. Quindi sono 9 voti a favore e 3 astensioni. Il Consiglio approva. Qui non è richiesta, nella proposta di immediata eseguibilità. Quindi procediamo allora al punto numero 5, l'integrazione di cui parlavamo prima, l'adeguamento del regolamento comunale del verde pubblico e privato.
Allora, il nuovo regolamento del verde nasce dall'esigenza di alcune revisioni in parte normative, in parte operative. La tempistica, il nuovo assetto territoriale e il cambiamento appunto a livello anche ambientale ha portato ad analizzare il regolamento del verde. Sotto il profilo emerge la necessità di adeguarci ad una visione del cambiamento climatico come tema planetario, delegato dalla responsabilità della nostra stessa civiltà. Sul punto, pertanto, occorre richiamare alcuni principi di massima, contribuendo alla diffusione di una cultura del verde al miglioramento climatico. In particolare, il 14 gennaio del 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 10, nota con il nome di Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Lo scopo di tale legge è far sì che lo sviluppo urbano avvenga in accordo con i principi cardine del protocollo di Kyoto, nell'ottica della sostenibilità, per far germogliare nei cittadini la consapevolezza e la coscienza del proprio patrimonio naturalistico e ambientale, e soprattutto la tutela dello stesso o degli stessi. Oltre a questo, i recenti indirizzi di tipo urbanistico che vedono nel verde urbano un incentivo alla mitigazione delle temperature estive cambiate nel tempo, come tutti sappiamo, sia alla produzione di ossigeno, all'assorbimento di CO2, nonché alla gradevolezza del contesto in cui i cittadini svolgono la loro vita, portano ad analizzare questo tema in modo nuovo ed organico, anche al fine di incentivare l'immagine di un comune come territorio e collettività attenta al tema, all'ambiente, nonché l'attenzione massima per noi, ma soprattutto per le generazioni future. Ed invero il verde all'interno delle città svolge da sempre delle funzioni utili, apportando innumerevoli benefici. La funzione ecologico-ambientale, ad esempio, in quanto equilibra e mitiga gli effetti di degrado, di inquinamento e di impatto ambientale, prodotto dalle attività e dalla costruzione dell'uomo, regolando il microclima e arricchendo la nostra biodiversità. Funzione protettiva nei confronti di aree degradate o sensibili a degrado, come fiumi, scarpate o zone esposte a pericolo e frane, rese più sicure dalla presenza di alberi. E sappiamo benissimo, con l'ufficio che ringrazio, i rischi idrogeologici che abbiamo in questo territorio o che abbiamo subito, sia attraverso i fiumi che attraverso i nostri torrenti, che sono comunque sempre attenzionati. La funzione sociale e ricreativa, in quanto permette alla comunità di trascorrere giornate all'insegna della natura e della tranquillità, per non parlare dei benefici in termini di posti di lavoro relativi alla professionalità di chi si occupa appunto della progettazione, gestire e curare le aree verdi. La funzione culturale, basti pensare ai giardini storici o parchi botanici, in cui le nuove generazioni imparano o potrebbero imparare e si mettono in contatto con la natura e le scienze ad esso correlate. E la funzione estetica e architettonica, in quanto impreziosisce il volto delle città, diventando un vero e proprio arredo urbano, la cui presenza diventa fondamentale per mantenere l'equilibrio dell'uomo, l'ambiente in cui vive, e anche dal punto di vista visivo qualcosa di molto più apprezzabile. Infine, e non per ultimo per importanza, sono le mitigazioni verdi, che fungono da schermo al noto tema del nostro territorio, che appunto è le autorizzazioni FER, gli impianti fotovoltaici, i grandi parchi fotovoltaici che impongono all'ente una nuova attenzione a questo fenomeno, affinché si evitino disattenzioni delle aziende a vantaggio dell'efficacia delle mitigazioni per la tutela del nostro paesaggio e delle nostre visuali turistiche, in aree come le nostre particolarmente gravate dal fenomeno citato. Assume quindi importanza fondamentale quello strumento di tutela dell'ambiente, del verde, e l'attenzione e il rispetto del PAUR, perché questo sia comunque oggetto di attenzione e rispetto nei dettagli di quello che viene rilasciato. Una modalità di mitigazione che possa garantire la finalità e le finalità sopra descritte e diminuire la gravosità della loro collocazione. Questo è un po' in sintesi quello che ci ha portato a rivedere e adeguare il regolamento del verde, che viene un po' rivisto in alcuni articoli del regolamento, che se non sbaglio era stato fatto nel 2014, e che porta all'attenzione due punti
due articoli nuovi, l'articolo 26 e l'articolo 28, che parlano appunto di mitigazione del verde dei parchi pubblici, particolarmente attenzionati fotovoltaici, e affidamento in adozione di aree verdi, di area verde come la Iole. Questo è quanto. Se ci sono interventi. Forse... scusa Marco, volevo ringraziare l'ufficio che ha lavorato fortemente in questi mesi e in queste ultime settimane, attraverso anche la collaborazione di tutti i dipendenti, per redigere questo adeguamento di questo regolamento che riteniamo essere importante e che può dare comunque al Comune uno strumento in più per poter vigilare ancor meglio su quello che è appunto il verde nel Comune di Montalto di Castro. Io credo che, richiamo l'attenzione del segretario, che prima va verificata l'ammissibilità di questa delibera, perché non serve semplicemente inserirla, ma essendo stata notificata oltre i termini previsti dal regolamento deve risultare agli atti l'oggettività dell'urgenza, no? Che altrimenti credo che non possa essere ammessa al Consiglio. Ma l'urgenza, adesso poi ovviamente interpello il vice sindaco, insomma il consigliere Benni, sul punto, credo sia stata, non so, argomentato o comunque è oggetto di discussione sul merito del punto. Credo. Sì, io... No, io diciamo che non è procedurale, ma è nel merito dell'argomento proposto. Infatti, siccome il vice sindaco è esposto, ha chiesto se c'erano interventi, ma nulla ha detto in tema di urgenza che non attiene al merito della delibera, ma è un presupposto procedurale, cosa ben diversa. Quindi quella deve emergere dagli atti del giudizio. Se non emerge, io la invito a invitare il Presidente del Consiglio a ritirare l'argomento, perché non è discutibile legittimamente. Salvo che non risulti, chiediamo esattamente questo, cioè da dove emerge l'urgenza oggettiva. Non... Nella proposta, insomma. Anche perché nella notifica fatta ai consiglieri, segretario, non vi è motivazione. C'è semplicemente una riga, c'è scritto integrazione ODG, regolamento del verde. Sì, allora mi segnalano, insomma, l'articolo 26,3 del regolamento del Consiglio: per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi il recapito del relativo avviso deve avvenire almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione. E quindi diciamo che stiamo parlando di argomento aggiuntivo, aggiunto in forma appunto di utilizzo dell'ipotesi dell'articolo 26,3, e pertanto adesso, insomma... Prego, quindi se ci sono interventi è ritenuto ammissibile. Sì, io volevo sapere alcune cose. Allora, dunque, l'articolo 6 vedo interventi culturali di manutenzione effettuati dall'amministrazione comunale, e praticamente tra le altre cose viene stabilito un obbligo di manutenzione che vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso. Volevo sapere se questa responsabilità, con le eventuali sanzioni previste, si applica anche nel nuovo articolo che avete inserito, che è l'articolo 28, affidamento in adozione delle aree a verde. Cioè, in sostanza, se un giardino di un condominio, che è pubblico, viene dato a un condominio perché o a qualsiasi altra cosa, un'associazione, eccetera, e poi l'associazione non fa, diciamo, la corretta manutenzione, ne risponde l'associazione. Esatto, esatto. Posso? Prego. Okay. No. Io faccio solo un passo indietro. Sì. Quindi, segretario, oggi stiamo, perché questo è molto importante, oggi legittimiamo l'introduzione di qualsiasi argomento in Consiglio Comunale
24 ore prima della data e l'ora di fissazione del Consiglio stesso, senza ulteriore argomentazione, perché così mi sembra riduttivo e in palese violazione del termine di 3 giorni che, ancorché breve, però è dato per studiare le pratiche. Quindi, se oggi passa questo messaggio, che sia chiaro, tutte le interrogazioni e le mozioni che perverranno nelle 24 ore prima, e qui mi rivolgo anche al sindaco perché prima il sindaco ha detto una cosa che era molto interessante e condividevo pure, quando lui ha detto se è una mozione politica la ammettiamo anche se è nell'immediatezza del Consiglio, se è tecnica no perché gli uffici si debbono preparare, superiamo anche questo. Eh sì, perché non date tempo a noi di prepararci e vi volete riservare il tempo voi con tutto l'apparato dietro, no? Perché qui, segretario, la invito a dare un'interpretazione anche complessiva, perché se il regolamento stabilisce un tempo minimo di convocazione finalizzato a preparare le pratiche per l'organo più importante dell'amministrazione comunale che è il Consiglio, non è che lo possiamo superare semplicemente perché diciamo c'è un argomento aggiuntivo, perché allora sanciamo un principio che valga ora per sempre come interpretazione del Consiglio. Secondo me è una corbelleria perché violiamo la ratio della norma del preavviso congruo. Però se lei ritiene, come massimo esponente e come massimo dirigente dell'amministrazione, che l'interpretazione del Consiglio vada data in senso tanto estensiva che il discorso dei 3 giorni e 5 giorni sostanzialmente lo gettiamo nel cestino della spazzatura e valgono solo le 24 ore, prendiamo per buono questo argomento, ma che non sia motivo di opposizione all'introduzione di argomenti richiesti e proposti dalla minoranza. Questo deve essere assolutamente chiaro e chiedo a colui, colei che svilupperà poi il verbale di consiglio, di trasmettere fedelmente queste mie dichiarazioni, come sempre avviene, non lo metto in dubbio, ma affinché poi non sorgano controversie sull'ammissibilità delle mozioni e interrogazioni che pervengono 24 ore e un minuto prima della convocazione del Consiglio. Sì, più che altro, sono chiaro. Più che altro poi mi inserisco un attimo perché volevo far presente al segretario che la comunicazione tramite PEC dell'integrazione è arrivata in data di ieri 26 alle 16.42. Allora, a maggior ragione, eventualmente integratelo con l'allegato, se proprio vogliamo essere un po' più collaborativi. Quantomeno la bozza della delibera venga messa in allegato all'avviso della PEC, perché se no effettivamente non hai... Io vengo qua e lo vedo adesso, perché ieri io cioè materialmente non hai modo di studiare quello che è un regolamento. Insomma, un regolamento è una cosa importante da studiare. Sì. A me viene chiesto di esprimere un voto adesso su qualcosa che... Non ho avuto il tempo di approfondire, questo è importante. C'era forse il sindaco? Sì, no, volevo dire, non prendiamo per buono quello che ha detto il consigliere Fedele, naturalmente rivale al regolamento. Siamo in dittatura? No, siamo in democrazia, c'è il regolamento. No, nel senso, non prendiamo per buono, nel senso che comunque ci atteniamo al regolamento anche per la presentazione di mozioni e interrogazioni, fermo restando, ripeto, che... consigliere non gli viene in mente di presentare una mozione o un'interrogazione quando viene convocato il Consiglio Comunale, ma di solito lo fa durante l'attività di solito, sì, vabbè, però di solito lo fa durante l'attività nella consigliatura, ma non è stato mai precluso, insomma, questo tipo di attività o l'inserimento di interrogazioni o mozioni, ancorché solamente quando c'era magari l'approvazione del bilancio, perché è un Consiglio Comunale un po' più complicato rispetto a una variazione, a una ratifica di una variazione. Cioè, se oggi ci fosse stata qualche interrogazione o mozione, sicuramente si discuteva. Questo ve lo dico senza ombra di dubbio, non è un problema, cioè non è questo un problema. Mi sono segnato l'altra cosa, cioè di inviare sì l'allegato alla delibera quando magari viene inserito all'interno. Perché vabbè, 3 giorni. Però, sindaco, io, però Eleonora, scusami, io mi rivolgo al segretario comunale, perché qui non stiamo parlando di volontà politica. No, e poi ti voglio un'altra cosa. Aspetta, poi ti voglio un'altra cosa. Voglio superare anche questo noi e voi, cioè voi che avete la macchina amministrativa terra e noi no. Ce l'avete anche voi? Ce l'avete? Cioè, no, cioè, se vai, non credo che gli uffici vi caccino se andate presso gli uffici a chiedere lumi o dati, insomma, ecco, su questo. Se lo fanno, fatemelo sapere. Non so perché... La trovo assurdo. No, nessuna difficoltà con gli uffici. Perfetto. Io chiedevo però, sindaco,
Io sto chiedendo, e ribadisco la richiesta, che venga data, non a Marco Fedele, al Consiglio Comunale una chiara interpretazione del regolamento, perché evidentemente è contraddittorio. Perché se da una parte mi dice che l'ordine del giorno deve essere comunicato 3 giorni prima, e poi ci attacchiamo a una parola che dice anche altri argomenti possono essere comunicati 24 ore prima, c'è una palese contraddizione. Quale comma o quale articolo vale del regolamento? 3 giorni prima o 24 ore? Perché l'urgenza ha una ratio. Ha una ratio. Cade l'albero, ma c'è una sommergenza a portare, guarda, in consiglio. La mattina andiamo, ce lo... avanti a oltranza. No, voglio l'interpretazione del segretario. Ma te la do io l'interpretazione. No, la voglio, cioè, il segretario. Siccome c'è un voto. Voglio l'interpretazione del dirigente. Evidentemente c'è un voto. Vabbè, fa un'interrogazione. Cioè, però evidentemente. Sto in consiglio, sto facendo una domanda e voglio la risposta. Evidentemente c'è un vulnus. Allora, se vuoi che venga modificata una parte di regolamento perché ci potrebbe essere una falla nell'interpretazione, c'è la mozione, la presenti, il Consiglio Comunale è sovrano, vota e il regolamento si modifica o meno. Sì, ma stai nuovamente ciurlando il can per l'aia. Non è così, ti sto facendo una domanda sulla quale... No, Sergio, scusa, stai eludendo la risposta. Io ti chiedo un po' più di rispetto. Stai eludendo la risposta. Io ti chiedo un po' più di rispetto perché io verso di te ce l'ho. Sì, anche io. No, non mi sembra, perché dire a un sindaco che ciurla per il can per l'aria non è educato. Quindi io ti dico come ti ho risposto. La normativa ti scusate, dice. Chiedo venia. Non scusa, stai scusa rispondendo alla domanda. Io pongo una domanda che non serve che ti ripeta una mozione, perché forse dovresti da primo cittadino farti carico, se c'è un vulnus, di sanarlo, posto che è la norma principe del Consiglio Comunale, che è il suo regolamento. Io ho semplicemente chiesto al segretario comunale, dirigente più alto in carica dell'ente comunale, di dare una interpretazione, così che il Consiglio la riceve e per il futuro si adegua. Io non ho suggerito nemmeno qual è quella giusta. Io voglio semplicemente conoscerla affinché per il futuro sappiamo tutti le regole del gioco quali sono. Allora, per quanto riguarda l'interpretazione del regolamento del Consiglio, se sono previsti 3 modelli organizzativi di convocazione, è chiaro che hanno senso tutti e 3 nella misura in cui vengono utilizzati da chi ha le prerogative di convocazione del Consiglio. E quindi la convocazione d'urgenza ha dei presupposti diversi rispetto a quella ordinaria e a quella straordinaria. Quindi l'interpretazione autentica non può che partire dal dato testuale, dove tuttavia abbiamo forse qualche difficoltà diciamo di formulazione, e quindi appunto sembra aprire sia ad una convocazione d'urgenza che ad ulteriori argomenti aggiuntivi. Diciamo che però nel caso di specie, se è stato aggiunto in via d'urgenza questo punto a 24 ore, con 24 ore d'anticipo rispetto agli altri punti all'ordine del giorno, ci sono stati dei presupposti oggettivi che hanno legittimato questa convocazione, quindi quelli che sono stati accennati, immagino. Te lo dico io, Marco, ci sono caratteri di urgenza per l'emissione, per esempio, delle sanzioni scritte a bilancio ai fotovoltaici, per non incorrere in problemi di eventuali contenziosi, perché un regolamento prima, un regolamento dopo, lo abbiamo subito messo a posto perché le sanzioni sono pronte, devono partire, per esempio, sono iscritte, abbiamo già un panorama di quello che dovrebbe essere, e per evitare problematiche di sovrapposizioni di un regolamento precedente, regolamento futuro, abbiamo ritenuto di inserirlo subito oggi, perché così già da domani possono partire le sanzioni che abbiamo fatto attraverso le vigilanze espresse nel tempo. Quindi, siccome il responsabile Andrea Luciani dell'ufficio urbanistica ha terminato il lavoro, ha portato all'attenzione degli uffici della ragioneria che gli accertamenti, che le sanzioni sono pronte, ma ci siamo resi conto che potevamo andare ad integrare qualcosa perché cambiano gli scenari, cambiano alcune situazioni e poteva essere un regolamento
per qualche verso attaccabile su diversi fronti, lo abbiamo integrato, adeguato, e così possiamo essere tranquilli e mettere in tranquillità quello che l'ufficio urbanistico ci ha richiesto. Quindi questo è il carattere dell'urgenza, quello che ci è stato attenzionato e quello che facciamo da politici. Mi sembra chiaro, semplice. Quindi abbiamo, se ho ben capito, quindi abbiamo fatto degli accertamenti e quindi determinato sanzioni da erogare. No, non abbiamo. Hai detto questo, hai detto le sanzioni sono pronte. Luca, abbiamo, sì. Me lo so scritto. Ha detto le sanzioni abbiamo sono pronte. Esatto. Abbiamo fatto accertamenti. Sì. No? Sì. Quindi abbiamo dopo fatto, che abbiamo fatto gli accertamenti. Abbiamo aspetta, fatto delle previsioni di accertamenti. Hai detto, abbiamo fatto delle, cioè abbiamo delle sanzioni cioè, pronte. No, ho detto. Quindi abbiamo fatto accertamenti, abbiamo sanzioni pronte. Esatto. Senza avere il regolamento. No, io ti ho già detto. L'hai detto no, adesso? No, l'ho detto, l'hai detto ora? No. Me lo sono scritto, hai parlato, meno male no, che c'è la registrazione. Hai detto ora, hai detto, gli uffici hanno fatto già delle verifiche, abbiamo le sanzioni pronte, per non incorrere in una situazione di confusione, approviamo il regolamento. Quindi, prima facciamo il controllo, vediamo come sta la situazione, no, poi creiamo il regolamento con la no, multa, così decidiamo secondo chi è che multa mettere. No, 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 Marco, no, esattamente il no, il regolamento già c'è. Il regolamento già c'è, forse non ti sei reso conto che esiste un regolamento. Non su questo, non su quello che hai detto adesso, perché ti ho no, detto. Il regolamento, no, il regolamento esiste su tutto. Sì, ci sono due articoli in più, Luca. Ci sono questo due articoli, sono gli articoli in più. Ci sono due articoli in più che regolamentano e disciplinano qualcosa che in precedenza non c'era. Punto. E allora, tu, e se non molto... è di quegli articoli in più, non c'è nemmeno l'urgenza. Se gli accertamenti sono sul regolamento preesistente, viene meno il requisito dell'urgenza, allora. No, non, c'è, non viene meno il requisito dell'urgenza. L'urgenza è questa che ti ho appena evidenziato. Quindi, questo quindi è... L'urgenza è dare una veste giuridica, un accertamento già fatto. No, ma quale accertamento già fatto? Quali sono gli accertamenti fatti? Quello che hai detto tu, hai detto le sanzioni pronte. Ci sono sanzioni, esatto, ci sono sanzioni in previsione pronte. In previsione, come quando tu fai il bilancio di previsione. Come hai fatto a fare la previsione se non c'è il regolamento? Ce l'abbiamo il regolamento, ce l'abbiamo precedente. Allora non c'è l'urgenza se già c'è il regolamento, no? Allora no, manda queste sanzioni via, c'è il regolamento. Abbiamo ritenuto opportuno fare, adeguare il regolamento per far sì che così siamo tranquilli e sereni, come ci ha chiesto l'ufficio urbanistica, nel procedere con il regolamento ultimato. Questa è la spiegazione, questo ci ha chiesto l'ufficio, io mi fido ciecamente dell'operato di Andrea Luciani e dell'ufficio urbanistica, la ragioneria si è interfacciata con l'ufficio e questo ci hanno chiesto e noi l'abbiamo fatto. Poi se la cosa... Sì, sì, ma questo... io credo ci fidiamo tutti di... E allora se ci fidiamo tutti, il regolamento è questo e parliamo di... Io mi fido di tutti, però Luca, però mi non fido ti fido di nessuno, sono in un organo. Vabbè, io ti dico quello che è, questo ci è stato chiesto e questo abbiamo portato. Era, poteva essere portato, ci hanno chiesto di portarlo urgentemente, lo portiamo, se ti va lo discuti, lo voti, fai quello che vuoi, questo ci hanno chiesto e questo abbiamo fatto. È stata una chiara volontà degli uffici che ce l'hanno chiesto e l'abbiamo portato. Sì, sì, ma non è che, cioè, non è che l'ufficio... Cioè, questo... Sì, sì, però Luca, cioè, non è che l'ufficio può condizionare... Marco, l'ufficio non condiziona nessuno. ...l'operato del Consiglio noi... Comunale. Marco, cioè, non la facciamo tanto lunga. L'ufficio ci ha chiesto di portare questo regolamento. Noi abbiamo ritenuto opportuno portarlo, ce l'hanno chiesto con urgenza e noi l'abbiamo portato. E qui c'è il regolamento. Punto. Ci sono interventi in base al regolamento? Grazie. Sì, no, in relazione anche a quello che hai appena detto, perché io m'ero segnato una domanda relativamente all'articolo 29, che è l'ultimo, dove dice entrata in vigore, che penso si ricollega anche al discorso dell'urgenza che facevi riferimento te adesso. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvata, per cui teoricamente, da quello che capisco, è immediata eseguibilità stasera, domani. Allora io sono andato a leggermi lo statuto del Comune Montalto e l'articolo 14 dice, poi mi date una spiegazione, esercizio della potestà regolamentare. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad esse demandati dalla legge. Comma 2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi.
i regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma. Oggi è il 27 di ottobre, lo approviamo oggi, chiaramente l'articolo 29 contrasta con lo statuto e penso per il discorso dell'importanza delle fonti, penso che valga di più lo statuto rispetto al regolamento, però per capire, l'approviamo oggi che è il 27 di ottobre, 15 giorni si va, mettiamo a metà novembre, entra in vigore il primo di dicembre. Posso? E sui regolamenti comunali c'è anche il disposto delle disposizioni preliminari al codice civile, le cosiddette preleggi, dove viene stabilito, adesso non ricordo a memoria l'articolo, però parlano di entrata in vigore dei regolamenti comunali il 15° giorno, salvo che il regolamento stesso disponga altrimenti. Quindi è previsto che i regolamenti comunali abbiano un'entrata in vigore immediata, stabilita dal regolamento stesso, proprio ai sensi delle disposizioni preliminari del Codice Civile, che hanno valore di legge. E poi c'è tutta una diatriba sul conflitto tra legge e statuto, io su questo non mi pronuncio. No, io mi preoccupo come Consiglio Comunale tutelare, cioè... siccome il Vice Sindaco e Presidente del Consiglio faceva riferimento anche a degli esempi concreti, io non vorrei che magari ci fosse un contenzioso e uno dice no, questo regolamento non vige. Perché entra in vigore il primo di dicembre. Ecco, diciamo che c'è l'appiglio, era questa da chiarire bene la situazione. C'è l'appiglio nazionale di queste disposizioni datate, insomma, delle cosiddette preleggi. Poi c'è questa disposizione dello statuto, c'è da dire che non è neanche troppo attuale questa disposizione perché parla di deposito in segreteria comunale, si riferisce al deposito cartaceo, quindi anche questo risulta implicitamente, almeno in parte, superato dalla digitalizzazione, dall'albo pretorio online. Però, capito? Sì, ma il termine è lo stesso delle disposizioni al Codice Civile, però derogabile dal regolamento stesso. Questo è, almeno da... certo, derogabile dal regolamento, sì. Accademia, Sì. Discussione accademica. Derogabile dal regolamento, va tenuto conto che c'è uno statuto... che per carità, per principio della gerarchia, è inferiore alle preleggi, ma è successivo nel tempo, no? Quindi si inserisce... immagino di sì, perché insomma, le preleggi sono anni 40. Ci auguriamo tutti che sia successivo, e quindi sotto questo profilo, margine di incertezza rimane. Diciamo che la norma nazionale tuttora vigente prevede quello che ci siamo appena detti. Rimane... Una difficoltà interpretativa, però lo statuto ha anche un ambito non tipicamente gerarchico, no? Nel senso che ha valore soltanto locale e ha potere di indirizzo sui regolamenti, però soccombe di fronte alla legge nazionale, quindi diciamo che c'è un'esperienza di... Ma se un terzo fa conto fa un ricorso amministrativo. Mi scusi, finisco. C'è un'esperienza amministrativa di centinaia e centinaia di regolamenti che hanno una... efficacia, un'entrata in vigore immediata, proprio motivata dai requisiti di necessità contingente, quindi mi sentirei di dire che è in linea con quanto almeno è visibile nelle prassi amministrative decennali almeno. Bene. Okay. Volevo sapere un'altra cosa, come mai nel regolamento viene tolto il deposito cauzionale. Dov'è, Francesco, scusa? Articolo 8. Come mai viene proprio cassato questo? Quando dice nei casi relativi a nuove costruzioni, eccetera, eccetera, poi prosegue. Vedi, togliere la polizza fideiussoria. E dov'è che lo reinserite? Giustamente era insomma. Sempre di 500 euro, però mi sembra che il deposito cauzionale era stato importato. Mi sono stampato solo una parte.
sinceramente. Non l'ho trovato però io. No, era capire la ratio, insomma, poi se mi dai, se mi dici dove, perché se no non capivo il perché, ecco, togliere questa garanzia. Intanto, se posso fare un'altra domanda, forse, era forse all'articolo 9, al termine dell'articolo 9 era? Guarda un po' un attimo, Andrea. Il termine dell'articolo 9? No, eccolo qua, articolo 9. Di 350 euro. Ha trovato? Trovato Francesco? Sì, però diciamo sono due fattispecie diverse o cioè l'articolo quello che dicevo io l'articolo 8 e nei casi relativi a nuove costruzioni o interventi edilizi che modificano le aree esterne fabbricati, interventi di rilevanza urbanistica, eccetera, eccetera. Però l'articolo 9 invece è l'abbattimento, per cui diciamo nel caso allora di nuove costruzioni non c'è il deposito cauzionale. Ma la polizza fideiussione non era garanzia del comune, scusa? Cioè, se uno non ottempera, almeno c'ho la polizza e mi copre il danno. Però ti invito a non perché se no chi ascolta la registrazione non sente. Nelle nuove costruzioni... Questo non è previsto, perché passano attraverso il PDC, dove hanno loro un obbligo di attuazione di quelle lì che sono le condizioni che vengono rilasciate. Ci sono altri interventi? E un'altra cosa, scusa, e poi finisco. L'articolo 17, individuazione degli alberi di pregio. Volevo sapere se c'è un censimento in comune che ha individuato gli alberi di pregio di Montalto di Castro. Il censimento degli alberi di pregio è dato dalla specie e dall'anzianità della pianta. E questa qui è data, diciamo, sulle verifiche che vengono effettuate. Il censimento non c'è però. Non c'è un censimento, non è che mi dico il. Vabbè, io mi riferisco per esempio giusto per curiosità, quel famoso pino di Regina sì, Paci, no, se no. Era un albero storico di pregio oppure no? Per esempio, si identificava allora, come albero di pregio oppure no? L'albero di pregio è dato dalla tipologia dell'albero e dall'anzianità. Noi altri sappiamo che gli alberi hanno un alfa e un omega. Per esempio, i pini, sentito l'agronomo, dice che hanno una vita media che va dai 60 massimo 70 anni, dopodiché diventano pericolosi per la loro stabilità. Sì, sì, no, no, non entro nemmeno, non c'entra niente l'abbattimento, cioè era proprio per capire se sono individuati sul nostro territorio quelli che possono essere alberi di pregio, se ci sono. Ecco, no, il discorso no, era solo quello, no, cioè, no. È una domanda molto semplice, insomma, no, però no. Anche a livello di curiosità sì, mia sì. Era per capire no. Se c'è. Marco? Sì. Andrea, allora, rimani qua, tanto sì. Può darsi che vuoi chiedere qualcosa di tecnico. Vai. Sì, sì, io intanto
anche questo argomento l'abbiamo chiesto ieri in ufficio, è stato molto disponibile l'architetto Luciani sul punto, l'abbiamo discusso anche nella conferenza dei capigruppo. Io, come ho già avuto modo di dissentire su un altro regolamento, nutro grossi dubbi sulla legittimità dell'inserimento della previsione di sanzioni per violazione del PAUR o altro titolo che legittimi la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Perché parto, cioè se il ragionamento lo facciamo partire dal decreto legislativo 387 del 2003 che disciplina l'ente competente ad emettere il titolo abilitativo, quindi Regione Lazio o Provincia se delegata, e nel Lazio c'è la delega alle province, quindi abbiamo comunque un titolo abilitativo che prevede al suo interno, ove necessarie e ove concordate, la realizzazione di misure compensative, di opere di mitigazione, e essendo un provvedimento della provincia, l'ente deputato ad irrogare le sanzioni è la provincia. Gli altri enti, questo insomma per principio generale, possono fare attività di verifica, di accertamento, per poi segnalare all'ente competente a irrogare la sanzione e irroga la sanzione. Quindi io questo dubbio lo porrei, no? Prosegui. Quindi tutto questo ragionamento porta a dire che non siamo competenti per fare sanzioni? Quindi questo ragionamento porta a dire che ho seri dubbi sul fatto che possiamo prevedere in un regolamento comunale l'irrogazione di sanzioni che si avrebbero per comportamenti già sanzionati nel titolo abilitativo, nel PAUR, no, per esempio, perché lì già è previsto, si arriva fino alla revoca del PAUR stesso, laddove non vengano realizzate determinate opere. Quindi andare a sovrapporre a quella che è una previsione normativa e quindi una previsione di obblighi con conseguenti sanzioni già previste nel titolo abilitativo con un ulteriore regolamento sottordinato come il regolamento comunale. Quindi non vorrei che anche qui esponiamo poi l'ente ad azioni che potrebbero essere oggetto di contestazione o di impugnazione per carenza di potere proprio in capo al Consiglio Comunale di adottare questa tipologia di regolamento. Anche perché se andiamo a vedere poi il decreto ministeriale del 10 settembre del 2010, che anch'esso va ad integrare la normativa prevedendo che tutte le misure compensative stabilite come eventuali da concordare, che tipologia, che non possono essere consistenti in denaro da dare all'ente locale, eccetera, eccetera, anche questo interpretato insieme al 387, secondo me, consolida questo tipo di interpretazione che vedrebbe nella provincia l'ente deputata di irrogare le sanzioni. Quindi io su questo il dubbio lo pongo, chiedo anche al Consiglio Comunale se possa essere opportuno rivolgerci alla Regione come ente detentore del potere e alla provincia come ente delegato, se vogliamo fargli un'istanza proprio per capire la connessione tra queste due normative, tra queste due previsioni, perché sullo stesso comportamento andremo a sovrapporre due tipi di sanzioni, no? Se ci spingiamo nel regolamento fino a dire resta salva parlo dell'articolo 26, ultimo comma, resta salva, chiedo scusa, me la sono persa, la notificazione della violazione alla Regione e alla Provincia ai fini della revoca del PAUR, della categorizzazione e sospensione del PAUR dei suoi effetti. Quindi c'è una parte della norma che lascia pensare che quello che dico sia fondato, proprio perché diciamo andiamo a dirlo all'ente competente a erogare la sanzione, però al tempo stesso approviamo una tabella comprensiva di sanzioni anche di carattere economico e ripeto, ci spingiamo fino a dire questo, no? Ci costituiamo parte civile nel giudizio, parte civile, insomma a costituirsi nel giudizio ai fini della revoca o decadenza.
Non vorrei che ci fosse un, che andiamo a determinare un conflitto di giurisdizione tra quello che è previsto dalla norma nazionale e quello che andiamo a prevedere. Sì. Prendo atto di questa spiegazione, l'abbiamo sviscerata benissimo con l'architetto Luciani, con l'avvocato Marchetti, anche in sede di conferenza dei servizi presso la Regione. Prendiamo anche atto, Marco, e spero che tu sia con noi, sul fatto che questo, negli ultimi 10 anni non c'è stato, 12 anni non c'è stato alcun tipo di vigilanza da parte della provincia sugli impianti FER su Montalto di Castro, e quindi noi proprio a fronte di questo ci siamo confrontati più volte con la provincia chiedendo l'aiuto e il supporto degli uffici preposti per poter venire sul nostro territorio a vedere cosa non fanno le società dei fotovoltaici, perché molte sono carenti e che ce l'abbiamo relazionato dai nostri tecnici che hanno fatto vigilanze sul territorio, e ci siamo resi conto che il nostro intervento è fondamentale. Il verde compete al Comune di Montalto come il verde urbano, e quindi ci dotiamo ancora di più di un regolamento ancora più stringente, perché teniamo al nostro territorio e lo vogliamo fare in prima persona. Siamo stati rassicurati sulla non sovrapposizione, e l'ufficio e l'avvocato Marchetti hanno lavorato fortemente a questo regolamento proprio per cercare di ovviare a queste problematiche, e mi auguro che il Consiglio Comunale voti tutto all'unanimità questo regolamento, anche alla luce di questo nuovo punto e di queste nuove restrizioni sugli impianti fotovoltaici, perché questo vorrebbe dire una coesione da parte di tutti noi per queste imprese che, seppur legittimamente, vengono sul territorio a proporre degli impianti per fare business, e lo fanno legittimamente, ne avendo leggi e normative che glielo permettono. Noi non possiamo stare passivi a vedere il non rispetto del verde e delle mitigazioni, ad esempio, come sono state passive amministrazioni in precedenza. Quindi io vi chiedo a tutti di votare favorevolmente questo regolamento, perché è uno strumento che ci darà quelle possibilità che mai il Comune ha avuto, anche per intervenire in maniera più dettagliata sulle vigilanze agli impianti FER, oltre a tutto il resto. Mi auguro ovviamente che tutti quanti vogliamo tutelare il nostro territorio e dare potere al Comune ancora di più, come abbiamo fatto in conferenza dei servizi quando non contavamo nulla, e ora ci troviamo invece ad essere attori protagonisti grazie anche alle convenzioni che andiamo ad iscrivere obbligatoriamente e che prima non venivano fatte da nessuno. Quindi io mi auguro vivamente che questo venga apprezzato e che tutti quanti siamo insieme fortemente per far sì che la tutela del nostro territorio, l'ambiente e il power che rilascia, come giustamente dicevi tu, la provincia, venga rispettato. Ma siccome non possiamo permetterci di farlo rispettare dagli altri, perché vuoi per motivazioni di personale, perché la provincia sappiamo tutti benissimo che ha una persona in provincia che rilascia i power, e quindi e all'ufficio ambiente ci saranno 1-2 persone che devono provvedere a tutto quello che riguarda l'ambiente a livello provinciale. Quindi abbiamo fatto 3 incontri anche con l'architetto Luciani, chiedendo al presidente Nocchi una collaborazione, come diceva il sindaco, fatta in stile ANAS, Astral e strade provinciali e regionali. Non abbiamo avuto riscontro positivo in questo e non ci è stato dato seguito, e quindi ci siamo muniti degli strumenti necessari che non avranno sovrapposizioni, e siamo certi che non verranno nemmeno impugnati favorevolmente, perlomeno lo speriamo. Comunque siamo certi di quel lavoro che è stato fatto dall'ufficio, e io colgo l'occasione per ringraziarli, perché questo sarà uno strumento importantissimo per far sì che chi viene nel nostro territorio abbia cura di quello che fa e rispetti quello che è scritto nell'autorizzazione provinciale. Sarò veloce. Su questo, allora, sulla finalità, Luca, mi trovi d'accordo, perché sottolineiamolo che la Regione Lazio a guida Zingaretti per 10 anni se n'è fregata del territorio che avrebbe dovuto amministrare. Diciamolo con forza, perché è vero. Perché se c'è un vuoto normativo, viene dalla Regione Lazio, che era il soggetto deputato e che fino a febbraio del 2000,
20 mi sembra si è dimenticata di fare una normativa che limitasse l'insediamento degli impianti fotovoltaici sul territorio. Quindi il consumo di territorio che il nostro comune ha subito purtroppo. Non c'è ancora la limitazione, se è per questo. Non è 2020, però, ma è 2021. La circolare è stata impugnata, non ha validità alcuna, sì, non c'è nessuna limitazione. È stato quello quando ha chiesto ai comuni. Come no? Ma guarda, come la limitazione unica che c'è nella Regione Lazio, dobbiamo dire grazie all'ufficio urbanistica del comune di Montalto di Castro, nella persona dell'architetto Luciani, che in conferenza di servizi con i nostri studi legali hanno alzato la voce, hanno alzato una barriera per far capire cosa bisogna e non bisogna fare. Questo lo dobbiamo all'ufficio urbanistica e a qui presente architetto Luciani, non a circolari come quella che hai detto tu, che non è del 2020 ma del 2021 e che è appena uscita, no, è stata subito impugnata, perché sui fotovoltaici come per quanto riguarda il PTPR si è lavorato per 10 anni e non si è fatto assolutamente nulla, ma per 20, e non è un'amministrazione piuttosto che l'altra, se ne sono fregati tutti tranne noi ci abbiamo lavorato fortemente e il comune di Montalto di Castro in questo momento ha un rispetto che non ha mai avuto. Questo mi preme dirlo, perché è merito di tutto il lavoro fatto dagli uffici, è merito anche di questo consiglio comunale, è merito di questo comune, è merito dei cittadini che ci hanno portato le loro dimostranze e è merito di tutte quelle osservazioni che ci sono state fatte da tutte le persone. In questo momento ci troviamo in una condizione di poter finalmente dire la nostra, anche se purtroppo la normativa e le leggi non ci permettono, come dicevi giustamente tu prima, di dire la nostra e basta. Noi diciamo la nostra, ma arriviamo a un punto tale che non è semplice più per chi presenta giocarsela e cantarsela da soli, questo è chiaro. Troveranno un osso duro, lo stanno trovando, e chi verrà per fare quello che ha fatto prima se ne accorgerà d'ora in poi, se non rispetta il PAUR, quello che può succedere. Questo strumento ci permette di fare esattamente questo, essere uniti per far vedere veramente sul pezzo se ci siamo e vogliamo tutti la stessa cosa, che gli impianti fotovoltaici e il verde in genere, l'ambiente venga rispettato. Quindi SEIMA lasciano il tempo che trovano, uniti per cercare di rispettare tutela e ambiente. Se ci siamo, bene, altrimenti parliamo solo della fuffa. Posso finire? Ok, quindi dicevo che fino a meno di 2 anni fa, nonostante gli insediamenti fotovoltaici ci sono già da prima dell'anno 2010, la Regione ha omesso di legiferare in merito. La mancanza della legiferazione da parte dell'ente preposto, che era la Regione Lazio a guida Zingaretti, ha fatto sì che tutte le domande legittimamente presentate trovassero accoglimento e ha fatto sì che i comuni fossero completamente inermi, perché la norma non gli dava alcun, come non glielo dà tuttora, alcuna possibilità ostativa. Partecipiamo in conferenze e servizi, ma non abbiamo la possibilità di bloccare, questo lo sai benissimo. Quindi il problema c'è e c'ha anche una matrice. Il consumo del suolo c'è e lo viviamo tutti. Convengo sulla necessità di tutelare il territorio. Per questo credo che un regolamento di questo genere non doveva essere portato in urgenza, ma doveva essere discusso prima. Dovevamo affrontare il problema che ha messo in evidenza il consigliere Corniglia per evitare inciampi. E tu mi dici che l'avvocato vi ha detto che va tutto bene, non lo metto in dubbio. Io ho avuto modo di leggere ieri, grazie alla disponibilità dell'ufficio che mi ha dato copia del regolamento, quindi in meno di 24 ore ho dovuto farmi un'idea e ho questi dubbi che di certo non posso superare, perché tu mi dici che te l'ha detto l'avvocato. Quindi queste tre ragioni mi spingono comunque a non poter approvare il regolamento, anche se ritengo giusto, necessario e doveroso che si faccia di tutto per tutelare il nostro territorio, anche per superare l'inerzia della Regione Lazio, che fino ad oggi ha dimostrato di non voler bene al territorio e di non essere intervenuta in questo senso. E purtroppo le conseguenze le paghiamo tutti. Purtroppo le conseguenze le paghiamo tutti, perché ricordo benissimo questa normativa, non me la trovo, che era di febbraio e invitava i comuni entro il mese di agosto a indicare le parti di territorio che intendeva, diciamo, destinare urbanisticamente ad insediamenti produttivi, penso che la ricorderai. Poi
non ha avuto il seguito che avrebbe dovuto avere, però il primo intervento nel quale la Regione ha cercato di armonizzare la normativa fu quella, e è avvenuto 10 anni dopo l'inizio degli insediamenti. In questo dico che c'è un ritardo che giudico colpevole e mi taccio. Bene, comunque faremo di tutto, ne prendo atto, mi dispiace se la cosa principale non sia da te votata, perché è importante, ne prendo atto, e comunque questo regolamento è importante, importantissimo. Io se non ci sono altri interventi, sì, io Francesco. Volevo soltanto dire che condivido il ragionamento che fai te, però anch'io mi trovo a dover dare un parere negativo e mi dispiace anche a me, e parecchio anche. Vabbè. Perché c'era un tempo in cui queste cose si potevano ragionare e ci si incontrava prima e ognuno portava il suo contributo, e chiaramente determinati dubbi e determinate osservazioni non c'è stato il tempo di sviscerarle, e io non me la sento di dare un sì. Chiudo dicendo, sempre, anche perché poi questo regolamento non è soltanto i parchi fotovoltaici, mi sembra che poi l'attenzione è andata verde, concentrata su tutto lì, no? L'ho detto, Francesco, però, il fatto è che nell'articolo 26, quando si parla proprio dei parchi, c'è un periodo che mi incuriosisce, perché dice la ditta titolare dovrà predisporre infrastrutture adeguate di irrigazione per garantire l'attecchimento e il buono stato vegetativo delle mitigazioni. Il titolare dovrà vigilare costantemente su tale aspetto, come sulla salute delle piante, avendo cura che l'effetto mitigatorio permanga. Non sono scusabili adempimenti dovuti a periodi siccitosi, malattie o guasti dell'impianto in caso di mancata manutenzione o morte delle piante. Allora io ho fatto un'annotazione accanto e ci ho proprio scritto: mi fa piacere, altrettanta solerzia ci vorrebbe da parte del Comune per quanto riguarda le aree pubbliche, perché sappiamo benissimo che ci sono molti casi, mi viene in mente per esempio via Tre Cancelli, o piuttosto anche le alberature che sono state messe nella pineta sempre giù a Montalto Marina, dove purtroppo le piante sono secche. Allora anche lì una maggiore attenzione, questo è proprio per stimolare, insomma, è vero che si predispongono delle sanzioni giustamente sul privato eccetera, però che il pubblico dia per primo l'esempio, anche per quanto riguarda la potatura, per quanto riguarda le siepi, insomma, l'esempio classico può essere le siepi lì vicino al cimitero, insomma, cioè, poi sicuramente anche voi le ricevete queste chiamiamole lamentele o comunque segnalazioni, ecco. E poi una curiosità, poi chiudo, per quanto riguarda, questo era il sindaco, se mi può rispondere, sul regolamento, l'allegato 3 sul regolamento dell'uso delle pinete, l'articolo 2, dice durante tutto l'anno l'accesso e il transito a piedi sono consentiti dall'alba al tramonto. Io dopo cena non ci posso andare in pineta a fare una passeggiata? Punto interrogativo. Per cui diciamo la pineta è interdetta alla... No, perché penso non lo sapeva nessuno, ma si va incontro a sanzioni oppure no? No. No. Ecco. Ok, però ti dico, si va incontro a sanzioni oppure no? Per assurdo, perché... Ma allora magari un cartello che avvisa o c'è già? Perché io non so se ci ho fatto caso oppure no, ma mi sembra non ci sia. Magari allora mettiamoci. A posto così, Francesco? Allora, se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione del regolamento. Dai. Allora, votazione del punto numero 5. Scusate. Caci. Favorevole. Benni. Favorevole. Nardi. Corona. Favorevole. Valentini. Favorevole. Lucherini. Favorevole. Bernacchini. Favorevole. Sacconi è uscita, il consigliere Sacconi. E Mazzoni. Astenuto. Fedele. Contrario. Socciarelli. Astenuta.
Corniglia? Contrario. Allora, dal conteggio abbiamo 7 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari. Quindi il Consiglio approva il punto numero 5. Per l'immediata esecutività, Caci? Favorevole. Benni? Favorevole. Nardi? Favorevole. Corona? Favorevole. Valentini? Favorevole. Lucherini? Favorevole. Bernacchini? Favorevole. Mazzoni? Astenuto. Fedele? Contrario. Socciarelli? Astenuta. Corniglia? Contrario. Quindi stesso esito della votazione principale, 7 favorevoli, 2 contrari, 2 astenuti. La seduta chiude alle ore 20 e 34 è terminata. Buonasera a tutti.